Grazie delle sabbie in regalo. No, ragazzi, vi giuro che non ho capito cos'è. E eh, eh, ragazzi, c'è qualche problema? Scus scusate. E' che a un certo punto ci sono i problemi, cioè non ci si può fare molto A un certo punto arrivano i problemi Era proprio Dragonite, sì, era Dragonite Ar Arrivano i problemi E succede questo <ride> Guarda, vi Faccio vedere cosa è successo un attimo Una cosa stranissima è risuccesso di nuovo. Non capisco. <ride> non so cosa stia succedendo, ragazzi. Non, non ne ho idea. Um, che succede? Sapete cosa succede? Ve lo dico io che cazzo succede. Succede che sono. Sette anni ormai quasi che facciamo questo lavoro e abbiamo 4581 iscritti perché questa gente ha finanziato questo canale fino a fare una cazzo di animazione per la sigla del prossimo gameplay fatta dal collettivo Animax e cantata da Cristina Scabbia. Questo succede, quindi grazie. Esatto. Guardi. questo è successo ah era sigma era un jagolio strano per essere sigmico l'hai spaventato ti ho spaventato buonasera ragazzi buonasera benvenuti e benvenuti nella live di VX che goduto di sodio ragazzi un gran goduto di sodio grazie a Gianni che si abbona per i setti come? oh sorry allora, aspetta un secondo che entriamo nel Sixpintin. Quanto non lo ci faccia... vedevate, Sigma. E ci facciamo una no, chiacchiera... No, 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 lo so che urla, lo so. Che... E ci facciamo una chiacchiera bella lunga, in verità. Uh, il modding si intensifica. Uh, come te la passi, Rust? Ascolta, non riesco a capire il perché. Ma mi sento in dovere di, di darti un aggiornamento no, eh, sì, sì, gratuito. È gratuito Sì, sì, gratuito, sì, sì, l'aveva detto L'avevo detto l'altra volta Eh sì, però in realtà non è gratuito È buggato probabilmente Vabbè um, Ragazzi Non è grasso No, non è grasso Il veterinario dice di no, glielo ho chiesto molte volte Allora Fermi un secondo Dobbiamo farci un po' di Chiacchiere Io e voi uh, Intanto bah. Ragazzi Allora Alle porte della blind run di Elden Ring uh, riesce a farla vedere quella? Ci hanno mandato anche la sveglia, eh, però forse no, è no, troppo corta. Vabbè. Troppo e alle porte della blind run di Elden Ring non posso che dirvi intanto grazie, grazie mille uh, del supporto costante che ci state dando. Uh, Posso fargli vedere una piccola preview? No, sì. ossa Una piccola preview Una piccola Tanto preview Ma dai ma i ragazzi i ragazzi subano E porca della miseria È giusto che invece vedano Per che cosa subano Una ah, piccola Sì una piccola preview vabbè, vabbè. Una, un que quest Questa piccola preview vabbè. Ok? Ah questa piccola Intanto preview Non vedranno niente mm, Sì Abbassare luminosità, Ah giusto eh, È per quello Non vedranno niente Allora ragazzi Una piccola Una piccola Ok? Uh, ecco ci vedete tutto storto questo è un, uno studio di design delle nuove grafiche e voi direte ma ci siete voi che grafiche sono <ride> siamo io e Chiara esattamente e vedrete Vedrete, vedrete, vedrete. Eh... No, non è il nostro manga. Allora, ragazzi, VTuber. siamo... Non è... Diventeremo dei VTubers. Io ho palesemente iniziato con il VTubing. In realtà, l'Angry Cinnamon Toster, il mio avatar da VTubers. Ecco, esatto. Non avete capito ancora niente. Allora, vi dico che uh, si tratta di, del più grosso investimento mai fatto sul canale. Sì. Noi non abbiamo mai speso così tanto. Cioè, credetemi, la sigla con Giorgio Giovanni. Oh, la sigla con um, Cristina ci è costata insieme. di meno. Insieme. Cioè, insieme <ride> Quindi... ci sono costate di meno. Però, cioè, ve lo meritate, ma ce lo meritiamo. Nel senso, ma anche noi vogliamo vedere una nostra live e dire: Crano, fai. Hey. Ma senti il gatto, piano piano. Voglio essere <ride> felice delle grafiche nuove. Esserlo, puoi essere felice delle grafiche nuove. Allora... nuove. Vabbè, faccio piano. Guarda, guarda questo piccolo. Guarda Scusami, questo piccolo. gatto. Dicevo, no? dicevo, eh, no, non sto scherzando, ragazzi. Ci sono costate di meno le due sigle insieme. O comunque, siamo lì. Più o meno, in realtà, essendo che abbiamo diviso la cifra okay, con Michele la nostra meno. parte la nostra in totale meno. è costata di meno. Però insieme se fosse un'unica spesa sarebbe costata sì. simile e però è solo per il canale e no, non più grande del 7 fiori, è diverso. Più grande del 7 fiori proprio no. no. No, no, Però il 7 fiori è una roba spalmata in 9 mesi, 10 mesi. No, non è stata più grande del 7 fiori. Però a livello di singola cosa, di singolo content, perché queste sono grafiche del canale, non è una serie, eh, è stato l'investimento più grosso mai fatto. Però insomma, eh, sta crescendo tanto il canale e vogliamo vederlo decollare per davvero. Quindi sarà qualcosa che richiederà, credo, almeno tre mesi. Due, tre mesi. Sicuramente non meno di due, non meno di due, quindi ragazzi. Poi non, non, non ci hanno dato delle tempistiche ecco, specifiche. È una cosa lunga. Secondo me, meno di due è impossibile. Però è una roba anche che durerà, spero, 4-5 anni da quanto è complessa. E insomma, grazie, grazie mille del sostegno perché ci permette. Eh, ci dà il coraggio più che altro, ecco, di investire tanto sul nostro lavoro. Dai, quindi grazie. Grazie mille. E la fine del sette fiori, se tutto va bene ve l'annunciamo settimana prossima, perché stiamo chiudendo le ultime cose. <ride> grazie mille a Conner a tal proposito. Sì, 75% del livello 3 dell'Ape Train, ragazzi, siamo appena partiti, quindi proprio è goduriopoli la situazione. Grazie a Conner che si abbona per il 45esimo mese. Porcone, porcone, porcone Amicone. amicone, porcone, amicone porcone Amicone è un altro di quelli... Che vuole entrare nell'Olimpo. Tra l'altro, credo sia diventato il primo eh, donatore di sub del mese. Può con essere. queste 10. È arrivato a 46 ovviamente. Eh, Secondo me è primo è tornato il totale. Del mm, secondo me il porcone amicone è diventato il primone. Oltre che porcone amicone. Il primone amicone. Eh, ora tanto vediamo. Eh, lo scoiatro, lo altro grande sostenitore ultimamente. Grazie delle 5 sub in regalo. Grazie mille al Bosca che sia buona per il decimo mese. Buonasera Sere Chiara, pronto per la live. Grazie. Grazie a Chaos Fear che regala 5 sub. Grazie, 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 grazie. Um, grazie a un'antilope che si abbona per il 26esimo un antilope. mese, un'antilope 32. Grazie a Piepox che si abbona per un anno insieme. Grandi ragazzi, siete sempre i migliori. So che non è il canale giusto, ma fanculo alla guerra. Beh, insomma, perché stavamo parlando della guerra fino a. prima di andare in live, ma penso che probabilmente ne parlerò anche adesso. Grazie a irokal 92 che si abbona per il decimo mese. Eh, guarda, faccio una piccola. Ok? Eh... Deviazione, ok? No, no no, ti giuro che la faccio breve, ti giuro che la faccio breve. Non, non so di... se ridere di più per piccola o per ti giuro. Te <ride> lo giuro. Diciamo che io sta roba l'ho studiata tanto tanto bene perché nel mio percorso universitario ho dato tutti gli esami anche se non l'ho finito, tutta la roba internazionale l'avevo data, quindi ho studiato tanto e peraltro ho avuto anche un professore che è stato di filosofia del diritto che è stato al centro di grandi polemiche perché si era dichiarato praticamente neonazista o quasi eh, anzi senza neo nazista no. però insomma furono polemiche fu radiato questo professore cioè e quindi ho studiato tanto, relazioni internazionali, trattati, controtrattati, cazzi un stramazzi. Sì, sì, ragazzi, tutto vero. Ora non ricordo neanche il suo cognome, ma fece notizia in tutta Italia. Penso che se cercate il professore. Se cercate Tramazzi. professore di diritto nazista lo trovate, probabilmente. Eh, ora sono curioso, no, scusatemi, devo vedere se lo trovo, ma secondo me sì. Professore di diritto nazista. <ride> Ora trovo un professore di, di diritto, diritto nazista. nazista esatto. è il, pr è il primo Siena il professore nazista che Logia Hitler, ecco, Giusto, quindi. giusto, anche a, anche a me il nome. Sì, era. sì, sì. sì. La, io ci ho dato un esame: no. Sì, un esame. No. Eh, ah. due, ma in realtà era uno: ci ho dato lo scritto e l'orale di filosofia del diritto. Grazie a porco amicone, grazie mille. Poi, nel senso, non sono qui a puntare il dito contro. R riporto semplicemente i fatti. Uh, comunque, morale della favola, arriviamo al dunque. Ecco, qualcuno se lo ricorda. Um, ho studiato tanto le relazioni internazionali e la loro, uh, come dire, poca forza, forse. Perché tutto si basa su un mondo che rimane fedele al concetto di pace. Oggi. Secondo me, più di altre volte, perché insomma, noi siamo piccoli, ma fino a un certo punto lei ha superato i 30 anni. Io vado per i 30 anni, ne abbiamo vista d'acqua sotto ponti e di conflitti, quindi non è il primo. però questo forse è quello più vicino a casa. E eh, anche fatto da quel mondo che parla, che chiacchiera nei nostri media, perché la Russia è uno stato vicino a noi dal punto di vista proprio ideologico. E non parlo politico, parlo di. Non è l'Iraq questo, questo posto che tu non sai neanche bene definire no? l'Iraq, la Russia, la Russia, la conosci, l'hai studiata, eccetera, eccetera. Quindi oggi fa più paura di prima. E ci si rende conto che questo mondo ormai è talmente tanto legato con il cordone ombelicale che in verità tutto questo sistema di turbosanzioni no, vicendevoli che ci si può impartire quando qualcuno fa la flexata di muscoli, come in questo caso Putin, lascia il tempo che trova, perché se qualcuno sbalbola e mette in campo 200.000, si dice adesso 190.000 militari, tutto va in vacca, eh, diventa molto meno forte questo mondo diplomatico che pensava di aver sconfitto la guerra. E questa cosa mi fa paura. Perché io sono cresciuto, noi siamo cresciuti in un mondo eh, che ci ha convinti e coccolati grazie all'idea del... Abbiamo superato la guerra, siamo più forti della guerra. La guerra è barbara, appartiene al passato, ma noi siamo... Uh, un mondo moderno, un mondo fatto di persone che pensano e eh, prima di agire, eh, la guerra la puoi studiare sui libri. Mm -hmm. E peraltro, uh, grazie mille, Ronny Z 10 sub regalate 99% del live Train. Grazie mille, grazie, grazie, grazie ragazzi del sostegno, grazie davvero. Grazie, grazie, non lo vedevo sto livello 4 alla fine da un, un po'. Grazie, grazie mille. E um, Thanos aveva ragione. Beh, insomma, Thanos <ride> è un altro di quelli che ha mostrato i muscoli. Eh guarda qualcuno mi cita Gheddafi ma lì volevo arrivare Gheddafi fa... Il mondo medio orientale è proprio sociologicamente diverso dal nostro. No ma non solo, Gheddafi fa parte delle invasioni dei buoni, stavo arrivando proprio lì. Noi abbiamo sempre vissuto la nostra generazione anche l'idea che peraltro veniva proprio trattata in uno dei libri che ho studiato al tempo um, l'invasione dei buoni, il concetto di... Uh, noi in quanto mondo occidentale che può discernere tra ciò che è democratico e ciò che non, andiamo a esportare la democrazia nel mondo attraverso degli interventi militari. Quindi se c'è un dispiego di forze all'interno della nazione, perché c'è da eh, eliminare un la governo minaccia, che non sì. garantisce i diritti umani, che non garantisce quella tranquillità di cui vi sto parlando, quella pace di cui vi sto parlando, e siamo andati avanti per decenni. E oggi c'è il rinculo di questa cosa. Oggi è arrivato il rinculo di questa guerra dei buoni perché c'è uno che doveva in teoria far parte, non dico dei buoni perché non faceva parte di quell'alleanza ma comunque di quelli relativamente tranquilli ha deciso di non, è, di, di non essere tranquillo più e quindi ragazzi viviamo in tempi de merda intanto ragà grazie della, del livello 5 grazie davvero Viviamo in tempi de merda, non abbiamo manco sconfitto la pandemia che arriva non tanto, a mio avviso, poi magari farò il bufonia, la terza guerra mondiale di cui si parla su Twitter, quanto piuttosto la fine di un'era, perché per me è davvero la fine di un'era, oggi mi sveglio e vedo che il mondo non può essere in pace, potrebbe non esserlo più, la fine della sicurezza di, di un mondo ragionevole. Il mondo non è ragionevole. E i rapporti di forza nelle foreste con la clava come allora e come ora governano il mondo. Quindi consoliamoci con l'arte, piccoli come siamo, non possiamo fare altro. Uh, speriamo che questa situazione finisca presto. Speriamo che questa situazione finisca presto perché ci sono tante persone che stanno morendo di paura. Altre sono purtroppo morte e basta. Già le vittime sono salite quasi un centinaio. Quindi speriamo che questa situazione si risolva presto. Sono sicuramente più spaventato di ieri e dire che già gli ultimi due anni mi avevano spaventato assai. Quindi speriamo al solito di. Uh, darvi con questo intrattenimento serale e darci noi in primis un momento di pausa da un momento della storia dell'essere umano che non è particolarmente felice proprio in questi giorni sto guardando la fine dell'animazione del sette fiori di cui parlavate prima in chat sapete bene che iris è stato costruito sull'idea che l'essere umano debba estinguersi perché incapace di non generare conflitto. E quindi Iris desidera un mondo che torni indietro al momento della creazione togliendo dall'equazione l'essere umano. C'è da dire che certe volte sono un po' Iris anch'io. Forse è per questo che ho scritto questo personaggio. Buonasera, ragazzi, è stata una lunga giornata in cui non ho fatto altro che mangiucchiarmi le unghie e causate lo stress in generale. Speriamo che la situazione si risolva senza altri futili spangimenti di sangue. Ebbene. Eh Grazie a Tom Slash del secondo mese di sub, grazie a Anfi che si abbona per il venticinquesimo mese, um, un abbraccio speriamo che la guerra si spenga subito, grazie a Davide Ceretta che si abbona per il quarantesimo mese, um, posso dire io c'ero quando Chiara ha fatto vedere Sigma Cucciolo in un po' che Ask, minchia non me lo ricordavo neanche, però sì ora che l'hai detto me lo sono ricordato, grazie a Bilancia Severa che regalò una sub, grazie mille ragazzi, grazie del sostegno, davvero, grazie davvero. Eh, pensate quanto tempo è passato. Vi aspettate davvero la non agenda di domenica? Eh, ora ne parliamo, parliamo anche di questo. Volevo fare questo discorso introduttivo. Chiara, ogni giorno che pubblichi la Blind Run mi scappa un sorriso per quanto bene le stai facendo e per quanto mi diverto. Oh. Grazie mille. Io ho ascoltato anche oggi il Q&A uh, di Sabaco e secondo me un'influenza chiarica nelle scelte del maestro è percepibile, visto che il maestro adesso comincia a desiderare blind run un po' più post-prodotte, giustamente adesso ha affidato a Goober nel New Game Plus questo, uh, questo compito. Secondo me ci sta, secondo me... Ora, Elden Ring chiaramente, e in generale i Souls, si prestano meno a un montaggio iper comico come con Pokémon, però già l'idea no, di far vedere, come diceva lui, gli strumenti, come Chiara per esempio sta facendo per le fiammelle di Spiritomb e tante altre cose, beh... Potrebbe essere, potrebbe essere una figa evoluzione. Quindi mi fa piacere che il nostro lavoro stia da una parte prendendo l'eredità di Mike, dall'altra portandola anche altrove. Grazie a Torch che si abbona per il quinto mese. Grazie a um, Il tizio nel tuo armadio che si abbona per il tredicesimo. Grazie a Maxus. Grazie a Ronny Z che ha regalato 10 sub. Grazie. Esatto, sempre post prodotte senza troppo impegno. Invece, nel New Game Plus, lui vorrebbe fare qualcosa di più e sono contento in realtà perché secondo me la direzione dei long play è proprio quella: cioè di aggiungere un po' di più. Archaeus in teoria, ragazzi, torna domenica sera pomeriggio del pomeriggio, sì. Non a Gen permettendo, mettiamola. Ma anche DLC permettendo. Nel senso, un qualunque annuncio grosso mi farà gettarmi a capofitto. Cioè, mi farà gettare a capofitto. Uh, nella scrittura di un video analisi, comunque. Eh, a meno che ovviamente il DLC non sia cattura, non lo so, 10 Shinx colorati, ma non credo. Mm, grazie a Patus che si abbona per il ventinovesimo mese, grazie a Fedro MP3, che si abbona per il settimo, uh, Bacetti, quelli belli, grazie mille a Diego DB. Ma tra l'altro siamo arrivati a 4648 sub, ragazzi. va bene. ok, cioè... ok, grazie. Um, fedro, bacetti quelli belli grazie a diego, grazie a marco che regala una salve, grazie a sissa che si è buona per il quindicesimo mese grazie a arthur dream che si è buona per l'ottavo bella, grazie a beast howl, dieci mesi insieme hero call, il bosca um, poi abbiamo conner l'avevamo ringraziato pachia, Nyx uh, alimat alimat, 14 mesi insieme um, ma era una la quella? Eh sì, era un dragone. Era eh, il drago che si vede nel secondo trailer di Elden Ring, credo. Uh, grazie, a Xander. Che si abbona per il 39 mese. In questi giorni, i vostri video e le vostre live sono il miglior svago. Che potrei chiedere vi ringrazio per questo. Hype assurdo per il primo episodio di domani. Anche per me, ragazzi, hype devastante. La felpa di Elden Ring, ragazzi, non credo sia in vendita per il momento. È un, fa parte del press kit di, di Elden Ring grazie a Ronniz che regala o Ronnizeta che regala un'altra sub grazie grazie sai ho sentito che Dario vuole rintracciare Daniel Mullins e intervistarlo non lo sapevo ma probabilmente ci riuscirà Daniel Mullins è super disponibile ha già rilasciato un sacco di interviste per un sacco di siti grazie a Gigia che si buona per il quindicesimo mese grazie a Gianni sesto mese grazie a TheLonelyGuyRuff diciottesimo mese un saluto a Spoilerona e Chiaria e sempre grazie per i grandi momenti di svago prego e anzi grazie a voi per il supporto, grazie a Marche Sound, un anno insieme, un annetto di puro godimento e tanti altri ancora. Spero di sì. GG 8001, quarto mese insieme. Eh, e Eyewi Ringo, quinto mese. Intanto che aspetto la mezzanotte per Eden Ring, si pogga qui su The X. Bella questa intro. Credo che sia giocabile dalle 12 domani. Non voglio sfondare eventuali tuoi progetti, ma ho sentito dire che si sblocca. Dalle 12 sì, di pomeriggio cioè di domani, insomma a pranzo. Magari in chat mi smentiranno. Spero di sì per te. No, stasera a mezzanotte, ok. okay. Allora meglio, meglio per voi. Io in realtà potrei già giocarci stasera, però sapete bene che non lo farò. Uh, C'è Gabri qui in chiamata che si è tagliato con l'elmo, ma non vuole ammetterlo. Bravo Gabri, uh, dove ti sei tagliato si infatti? A la console PC Maybe. Ah. Solo su PC dalle 12, forse quello hai letto può Essere Chiara Fra. Comunque, se anche voi volete intervistare Mullins, ho preso due contatti. Perché no, Marcolino? Mandaci nei moddini. Perché no? Potrebbe essere interessante farci proprio un video. Grazie, stivol 92 che sei buona per l'ottavo mese. Sempre con voi, ragazzi. Grazie, grazie a Mina ha Regalato ben 5 sub. Eh, Alef Pres. Finalmente sono diventato un ottimo parmigiano. 36 mesi. Julix 8 mesi. Eh, Luxen, 12 mesi insieme. Barba Spugna, 22. Tox Zaini. Bella, Seto, grazie per tutto quello che fate. Ah, no, che sono arrivato in pari, in teoria. Già, CV, sia buona per l'ottavo mese. Sera, Saito ho già parlato dell'annuncio del Pokémon Presents. No, lo sto per fare. Grazie, a Itsfra, eh, che fa una donazione. Elden Ring, waiting room. Uh, e il Davide ci mette 100 bizzini, in un futuro incerto una cosa rimarrà certa, che gli studenti del futuro piangeranno sangue quando dovranno studiare storia moderna dal 2000 Madonna. in poi, porca miseria ci pensavo oggi, <ride> porca troia, nel frattempo amate i vostri cari, coccolate i vostri animali sempre e comunque, guardate oggi mi si è raggelato il sangue grazie a Dani Benny che si è abbonato per il 9 mese, e eh, per il 9 mese perché un ragazzo su Instagram mi ha scritto eh, rispondendomi alla storia di Elden Ring domani, i miei genitori sono in Moldavia, hanno dichiarato anche lì lo stato di emergenza. Sono preso malissimo. Grazie di svagarmi con anche solo il countdown. Quindi... Holy fuck. Non ho... Non ho purtroppo parole. Non ho purtroppo parole. Non è... Non è bello, ma siamo vicini a tutte le persone che possono essere maggiormente impensierite di noi per questa situazione, e già noi lo siamo abbastanza. Abbraccione, cuoricini, facciamoci forza, fatevi forza. E cerchiamo di pensarci, ma di non andare nel panico, sono due cose diverse. Pensarci è assolutamente giusto, secondo me non bisogna arrivare nel, nell'estremo opposto di esserne ossessionati. La nostra vita deve procedere fino a prova contraria. Quindi, allora, uh, Pokémon Direct. Tutta la mia famiglia è in Romania, anche se non dovrei preoccuparmi, mi preoccupo, perché sono vicinissimi, eh, comprensibile. è comprensibile. E' bravi con i cuoricini. Pokémon Direct. Non ne abbiamo mai parlato insieme, quindi li dedicherei 5 minutini, 10 minutini a questo argomento, poi andiamo su VX. Uh, cosa mi aspetto? Per me continua a essere probabile in 14 minuti questo copione. Grazie Davide Gatti della Sub, grazie, grazie mille. Secondo me se insieme di tier 1 tra l'altro, quindi godopoli. Uh, mai parlato insieme, beh l'annuncio c'è stato oggi beh, eh, però io ho fatto una live quando ero da Amazon di due ore sulle aspettative e lì dissi mi aspetto un direct per il Pokémon Day, avevo ragione ma insomma eravamo l'80% a pensarlo ve lo ricordate? Grazie a Tipo91 che si buona per il tredicesimo mese, grazie per la dose quotidiana di Coduto di Sodio, e grazie a GW568 che si buona per la prima volta allora cosa mi aspetto? mi aspetto sicuramente il DLC di Leggende Pokémon Arceus perché è un contenuto che è stato ampiamente tisato da uh, Riddler Q Nilego Q però secondo me non sarà la portata finale o comunque l'annuncio più forte del direct perché dico questo? perché Nilego Q ha detto che sarà a aprile l'uscita di questo DLC occupare 14 minuti della comunicazione del 27 febbraio per un contenuto che arriva un mese dopo, massimo un mese e mezzo dopo, non è proprio da The Pokémon Company. Che cosa poi ci sia? Oltre a questo DLC, grande punto interrogativo. Chiaramente, my prayers and thoughts vanno alla nona generazione. Che potrebbe essere annunciata, grazie a Sharp della sub, con eh, uno stile simile a quello di Sun Moon, che io peraltro ve lo ricorderete, mi aspettavo anche all'epoca di Spade e Scudo e invece venne fuori quel trailerone grosso di 3-4 minuti con uh, Masuda vestito da Dante David McRae con la giacchetta rossa te ricordi eh, e quindi vabbè. un attimo ho fatto fatica a visualizzare no no no, no. Eh, fu, fu, fu iconico e anche ironico e, e quindi insomma io mi aspetto invece che stavolta sia effettivamente quel momento di quell'annuncio quindi magari un teaser con anche solo se non vogliamo scomodare l'annuncio di Sanemun te lo ricordi mentre eravamo alle 3? L'annuncio dello sviluppo di altri due nuovi giochi Pokémon, Pokémon 2019. Stiamo sviluppando, let's go! E inoltre era alle 3: Ishiara parlò e disse: Eh, eh stiamo sviluppando. Ma non, non era la riunione che fecero a porte chiuse in cui uscì fuori, let's go. Non mi pare la roadmap. Non era in quella riunione, la, la road roadmap era, era, era quella lì, lì, ma ci fu certo. un video. Uh, nel quale lui disse: Ah, che era successivo. Esattamente, nel quale lui disse: uh, Stiamo lavorando a giochi Pokémon nuovi. Infatti, la gente li chiamò Pokémon 2019. Se non mi ricordo male. Poi vennero fuori essere spade scudo. Quindi, potrebbero fare questa roba qua, ok? Potrebbe anche, eh, era la conferenza Nintendo delle 3. Se non mi ricordo male, potrebbe essere una cosa simile. Quindi, DLC, Pokémon Sleep, robe. Detective Pikachu 2 potrebbe tranquillamente sì. essere inserito ma non ci mettono 10 minuti di Detective Pikachu 2 Detective Potre... Pikachu 2 prima al film o prima al gioco ha ragione chiara niente e allora mi ricordo male io avevi ragione tu dicono 31 maggio uh, LGPE e poi a giugno Pokémon 2019 e forse c'hai ragione però non eravamo alle 3 allora forse il mio ricordo non eravamo alle 3 2019 è uscito Spade e Scudo Questo deve essere per forza il 2018 L'annuncio di Let's Go che sono usciti nel 2018 Probabilmente mi sto sbagliando io E non eravamo a, a Los Angeles Perché noi ci siamo stati nel 17 e nel 19 E sì. eh, allora vedi è questo il, il, il ricordo Che mi sta mandando in banana A posto Comunque uh, Morale della favola Secondo me può, può succedere Questo scenario del Ragazzi, Pokémon Palle e Pokémon Cazzo si chiamano così questi suologhi, ci vediamo a maggio oppure stiamo sviluppando un gioco, saprete di più poi, ok? leggo Lucky for Luke, luck for Luke perché è un, eh, una domanda che molti si fanno però avrebbe senso sia DLC sia teaser non a gen, non distoglierebbe troppo l'attenzione di leggende che sta ancora vendendo non so se avete visto i dati di vendita di leggende. Un teaser non ti, non ti disturba mai. Cioè, a parte che un teaser non ti disturba mai... Ma parte dal presupposto che un teaser... Ma poi non aprono i pre-order. Esatto, un teaser è diverso dal, da, da un trailer proprio perché a, a fronte di un teaser io penso quasi mai, magari qualche eccezione può esserci stata, però quasi mai vengono aperti dei pre-order. e quindi non puoi parlare di conflitto. Fra un titolo e l'altro, nel momento in cui il titolo che è stato solo teaserato non può essere preordinato, quindi non può proprio crearsi la situazione dell'utente che dice: Ok, però adesso cosa scelgo di comprare? Questo o quest'altro? Uno potrebbe dire: Allora scelgo di non comprare adesso perché così aspetto di comprare il prossimo titolo. Ma quando parli di teaser, di solito sei talmente tanto in versione embrionale che, che te la scampi, cioè, te lo scampi questo rischio. Io comunque oggi ho dato un'occhiata alle vendite in Giappone con purtroppo dispiacere e dovendo ritornare sui miei passi, perché io dissi una cosa, poi dissi no, forse ho cambiato idea, e oggi invece devo ritornare all'idea di partenza, dopo un inizio scoppiettante di leggende Pokémon Arceus, che comunque sta vendendo un boato, nell'ultima settimana ha venduto di più spade e scudo. E di più BDSP. Sì, devo eh, guardare con precisione l'ultimo numero di Famitsu, ma se non ho visto male, sì, ovviamente è, sono molto vicini, però insomma già Leggende sta perdendo, perdendo terreno. terreno rispetto a un titolo classico come BDSP quindi ragazzi secondo me loro hanno super bisogno uh, di un altro titolo e secondo me la nona gen potrebbe essere uh, effettivamente in arrivo ok Uh, chiaramente queste vendite fatte in più su questi titoli classici magari sono dovute proprio anche a Arceus nel senso che ha riportato la gente a interessarsi di vecchi titoli che si era perso però Leggende Pokémon Arceus è un titolo molto sui generis che non vuole piacere a tutti e non può piacere a tutti come a tutti invece piace la formula tradizionale Pokémon al di là poi del fatto che ci sono cose che non funzionano e tutti i cazzi che ci possiamo raccontare che sono veri, però, non c'entrano niente col successo commerciale di Pokémon. Comunque. Uh, e, e questo, ragazzi. Be, ben inteso. Ben al di là dei problemi tecnici e grafici che può avere, eh. Questo è un altro discorso che non c'entra niente. E c'entra con la formula Pokémon e la formula RPG. Eh, che Pokémon ha venduto 15 milioni di copie. Eppure ci sono Pokémon dentro. Pokémon non solo vende per i Pokémon, ma vende anche per la formula dietro i Pokémon. Che, dalla quale insomma non si sono mai voluti discostare la prima volta che hanno fatto più o meno in bianco e nero hanno subito la batosta e 15 milioni l'hanno fatta mai più. Batosta, uno mi potrebbe dire, ma è tanto, sì è tanto, però insomma è come di noi facciamo 6.000 sub al mese all'incirca, ok? Magari un mese ne facciamo 3.000 e uno potrebbe dire, ma è tanto, c'è gente che mette il sub goal a 500 sub e fa la 24 ore, sì però se noi da 6000 passassimo a 3000 io direi stiamo sbagliando qualcosa, le nostre serie non stanno andando bene, la gente non si sta più subando, quindi va tutto messo in proporzione, capite che intendo dire? Comunque, per me la nona generazione è possibile, è probabile, è eh, anche solo a livello di comunicazione qualcosa di eh, appunto possibile, se non fosse così è una sorpresa è una sorpresa come, come leggende. C'è una roba che non ci possiamo aspettare, io me lo sarei mai aspettato leggende ai tempi, no. Quindi o oh, è una roba di quel tipo, non ce lo possiamo mai aspettare, si vocifera, no, stadio nuovo, arrivano e fanno "Ragazzi, vi abbiamo fatto il gioco solo single player perché in realtà vogliamo scorporare anche il competitivo dai giochi della serie principale, che devono rimanere solamente storia e leggendario. E facciamo, il, grazie a Masturvisto della Sub, Pokémon Stadium per i mondiali. Così la gente si compra quel gioco lì che viene facciato, che viene fatto. Che cazzo ne so, ok? Poké Park no. Deve essere comunque una cosa, Marcolino, che loro vendono come futuro della serie per l'ennesima volta. Ma sai che sta cosa del gioco competitivo? Non mi... Dici. Non mi, cioè, non ti mi sembra improbabile. Grazie Luinil grazie mille. Sapendo quanto vogliono investire in Montepremi per Unite, non mi sembra così irrealistico. E... Cioè, nel momento in cui Unite non esiste mm. e il circuito tornistico che vogliono. Grazie, X-Cron. Che vogliono creare per Unite non esiste Allora ti dicono guarda questo è un, un tuo sogno Bagnato l'avere Stadium Con mm. uh, cioè dedicato solo al competitivo E pubblicato nell'ottica di farci <coughs> Nell'ottica di farci i, I tornei sopra Però appunto Esiste uh, Unite Certo Sembra che siano seri con le intenzioni per Unite ma, eh, sono sempre stati seri anche perché hanno fatto un botto di patch nuovi personaggi cioè, hanno non sono loro direttamente però comunque Development Company deve dire sì è il loro prodotto quindi lo stanno seguendo Unite insomma uh... però un gioco separato full price solo competitivo sarebbe la cosa che mi stupirebbe di meno si figura che loro eh, esatto ti vendono eh, sono right. la Apple dei videogiochi ma in realtà non New sono i videogiochi c'è new Pokémon Snap esatto. Che cos'è? Se non un full price di un gioco che ha da dare solo se sei fan di Pokémon. Tra l'altro, vabbè, io ho cenere sul capo. Sono la recensione più bassa. In realtà credo ancora in quella recensione. Io ho dato il voto più basso italiano, credo e forse uno dei voti più bassi in Europa. A Pokémon Snap uh, 7-3. Mi pare. Io gli abbia dato non una cosa del più. genere. E... Il che dimostra che il 7 Not è un voto di... fa. No, 8.3 no, non può essere sempre 8.3. Uh, il che dimostra, tra l'altro, che 7 è percepito con un voto basso. Ma vabbè, è un discorso troppo ampio che non voglio aprire oggi. Ho dato un voto basso, perché era veramente un gioco molto, molto legato a Amilotic. essere fan di Pokémon e a Milotic e 3.8. Eh, mi ha fatto morire un commento quando ho postato l'immagine no? che 8.3 è diventato anche la media metacritica e la media uh -huh. user, un tizio ha scritto, vabbè tranquillo si deve leggere come i manga. Quindi potrebbe essere effettivamente uh, qualcosa, eh sì, oggi i voti vanno dal 7 al 9 con qualche 10 sporadico, esatto. Uh, Pareri sul post di fossa di oggi non l'ho letto. Io sono molto d'accordo. Non l'ho letto, eh, stava dicendo che ora c'è Aligi sotto le Perché? perché fatto sto Cristiano perché in fondo alla recensione hanno la bullet list con l'elenco stringato okay. di pro e contro. Ovviamente non conosco niente di Ovviamente le recensioni del Den Ring. Okay. E, e un punto, forse l'unico, ma comunque penso il primo dalla scritta Che contro. ho visto. Okay. Il primo punto dei contro è Mondo troppo vasto, rischi di perderti qualcosa che va naturalmente a esemplificare a riassumere in cinque parole il mm. concetto più grosso che ha espresso nella recensione su quanto il modo in cui è strutturato questo open world possa risultare dispersivo. Io in realtà detta così ragazzi, ma non ho letto la recensione, la interpreto in anche io. La interpreto come magari voi l'avete letta, la interpreto come il Souls open world ti cerco di farti una premessa per farti capire io come la sto interpretando. Non fate uh -huh. spoiler della recensione. In Dark Souls 3, in particolare, che ho giocato per ultimo. Tu puoi fare delle quest secondarie. Ma se vai prima in un posto e poi in un altro, le rompi. Ok. Ok? E fa conto c'è comunque un percorso abbastanza indirizzato mm -hmm. se questa cosa la vai a moltiplicare in un open world credo che la frase sia da intendere come Immagino, hai talmente so. tante quest e puoi fare talmente tante cose che forse rischi di rompere tante tante quest line non lo so credo, credo non lo so eh. ammetto candidamente di non aver avuto tempo di andare a leggere la recensione di Aligi però oh, mi è capitato il post del fossa sotto mano su Facebook e appunto stava dicendo che adesso Aligi si ritrova a essere eh, Tocca a il lui, bersaglio. bravissimo. No, il post se, se, a, a, aveva esattamente questo senso qui. Fossa che dice: Oggi mi sono svegliato. Ho cominciato ad avere le screen di Aligi dappertutto con esclusivamente quella frase lì presa da contestualizzare eh, era poi screenata, eh. intorno in giro, esatto. E, mh, senza uh, nessun tipo di uh, contestualizzazione senza nessun tipo di riferimento a che cosa dice nel corpo effettivo della uh -huh. recensione e senza prendere in considerazione che quello è appunto un elenco riassuntivo che serve a darti il colpo d'occhio una volta che arrivi in fondo alle 10.000 parole che hai letto e vuoi leggere un riassunto ma naturalmente sta venendo preso di mira come il singolo voto viene preso di mira Escludendo tutto il resto, e quindi niente, ha fatto un posto su. su no, io, io, io rimango interdetto nel senso che, vabbè, oggi parlare di qualsiasi cosa su internet è impossibile. Uh, paradossalmente, lo diceva bene il Fossa. C'è una cosa che mi fa incazzare veramente tanto. Sapete qual è la cosa che mi fa incazzare veramente tanto? Che ha ragione Fossetti, ne parlavamo offline, mm -hmm. solamente sui titoli amati c'è sto casino, Beh, certo. la gente voleva il palato fine, ma solo per la portata principale perché Gesù bambino essere particolarmente importante nella narrazione biblica ci fosse uno che avesse detto qualcosa in positivo o negativo della mia cazzo di recensione di Shin Megami Tensei, ma ci fosse qualcuno che mi fosse venuto a dire di, ma il 9.5 di Xenoblade no no no, perché Xenoblade va a 540p No, non se ne fotte un cazzo di nessuno. La gente vuole parlare del videogioco solo quando è mass, ok? Non c'è questa attenzione per il cavillo, per tutto. E, e questa cosa mi fa incazzare, perché a me starebbe anche bene. Sì, se le critiche di cui stiamo parlando non si vestissero di questa... Superbia e di questo Attire. Ma stanno attenti a tre titoli l'anno. Cristo! Cioè, capito? E parlano di tre titoli l'anno e rompono coglioni. Ma cazzo, ma rompetemi i coglioni per Shimegami? Almeno facciamo una shitstorm su Shimegami e la gente se lo gioca. Sono contenti quelli di Atlus e sono contento pure io. Cioè, davvero è una cosa proprio. Non ce la posso fare. Vabbè, ah, Pokémon, ovviamente. Guardate, su Pokémon invece, paradossalmente lo capisco perché Pokémon vive. Pokémon vive dell'essere un franchise multi, no? Non solo videogioco ma anche altro. E quindi ci può stare. Ci può stare. Uh, di avere l'opinione veramente della qualunque. Mm -hmm. Però ho capito già su Elden Ring, che sei un po' più. Nel mondo videoludico comunque, Elden Ring non è così di massa come Pokémon, ma manco per il cazzo. e Trovo assurdo che c'è cioè, di una recensione di Elden Ring. Si debba prendere il trafiletto. C'è troppa roba in giro. Sì, sì. Io... Poi da una persona come Alice, insomma, una persona che fa recensioni da anni, eh, uno, una delle penne comunque più esperte, tra l'altro anche particolarmente eh, ferrato nell'ambito eh, nell picchiaduro. Si occupa anche di tanto altro come appunto in questo caso è il Den Ring. Ma insomma, questa voglia di dire che la gente sia necessariamente sempre incompetente. Questa retorica: del suo meglio io. Se ci fossi io lì questo non succederebbe. È proprio una cosa che. Mm -hmm. mi non certo. concordo solo con una cosa che ho letto in chat. Qualche messaggio più su che diceva: Vabbè, ma tanto i fanatici ci sono per ogni brand, mi stupisce che non, non ci siate ancora abituati. Si dice spesso che la vocalità e, e il rumore attiene solo ed esclusivamente alla parte tossica, ma nel momento in cui si vuole proporre un messaggio non tossico, trovo incoerente sentirsi rispondere non se ne deve parlare, se ne deve parlare, perché altrimenti l'unica voce che rimane è letteralmente quella tossica, quindi è necessario anche... Ogni tanto, con la giusta misura e con il giusto peso, puntualizzare che un, un approccio del genere, come stiamo facendo noi adesso con questo discorso, come ha fatto il, il Fossa con il post di oggi, è necessario puntualizzare che un approccio del genere non va bene, perché se nessuno lo dice mai, forti del. Eh vabbè, ma tanto sia, lo sappiamo che ci sono i fanatici e fanno rumore, allora davvero restano per forza solo i fanatici a fare rumore e... e non si sente nessun'altra voce? Esatto, esa, sono d'accordo, sono d'accordo, è vero, è, è vero, cioè c'è poco da dire. Comunque, siamo qui, 47 minuti dentro. tu Io. chiudendo... Pokemon Day, ora, ora ah, cominciavo okay. uh, a posto, il mio bingo sono il Grazie DLC Fede.org, Grazie. Il DLC su uh, LPA forte sia del leak che della stanza. Degli asset della stanza. Sì, uh, sì, sì, ritrovati. io ci scommetto le palle, ragazzi. Uh, Me le taglio um, in live, se non c'è Qualcosa 10. inerente a Detective Pikachu 2 ci starebbe. Sono sinceramente. Mh, divisa nel 50-50 cioè non capisco cosa potrebbe essere più probabile fra prima un videogame o prima il film, anche perché in base ai finali uh, si divergono, quindi sì, in sì. realtà le storie non andrebbero più a coincidere e quindi Come la Come necessità... probabilmente sarà secondo me No, è un dato di fatto no, che no, i finali ma sono diversi andranno ancora più lontani per avere il cinema che segue certe regole e il gioco delle e... regole anche ludiche è una scelta intelligente secondo me e quindi sono sinceramente indecisa nel dire potrebbe uscire prima uno prima l'altro prima di vedere effettivamente il film avrei dato per assodato che sarebbe di nuovo uscito prima il videogioco nella situazione di The Pikachu 2 e poi conseguentemente il film una volta visto il film, visto che finisco in maniera diversa, in realtà ora non lo so e credo che possa essere forse più probabile prima il film, però mh, 50 e 50 non ho davvero qualcosa che mi, punti, certo. mi faccia puntare a dire più probabile uno o l'altro. Uh, questo, uh, la Pokebank associata a BDSP, sì, visto che a marzo... Uh, chiudono definitivamente le shop della Il 3DS e la banca vecchia Quindi secondo me come tempistiche Fanno coincidere le cose E Non Nona generazione, yes, no Grazie. No, Dev se, no, no, neanche come teaser. Secondo me, secondo me è di nuovo qualcosa è di, di pazzo, nuovo qualcosa come Fuji, Stadium 2, Stadium, Stadium 3 Avenger, Mystery Dungeon, qualcosa del genere. O Let's go. Gioco perché su Pokémon. Però go allora il mondiale lo rifanno su, su Spade Scudo anche l'anno prossimo. Sant'Ie fotte il mondiale? Come no, no? Secondo me no. Secondo me non si pongono problemi. E quindi fanno un altro mondiale su Spade Scudo? Sì. sì. Cioè, secondo me, no, secondo me su quale gioco fare il mondiale. È l'ultimo dei loro problemi. Secondo me no, perché nonostante poi non ci investano tanto, hanno sempre legato molto l'identità del filone Pokémon al, al mondiale, al competitive, alla nuova meccanica. Del resto ci hanno fatto una regione che è Galar. Quindi, secondo me. Secondo me gli interessa. Poi non ci investono, però gli interessa. Però, per carità, sono imprevedibili, eh. Allora, eh, la nona gen mi sembra la cosa più. Scontata da aspettarsi, visto anche il discorso del merchandise del, uh, delle espansioni delle carte, però. cioè nel senso sì, te la metto su. Ci sta dai, ci a meno sta. che non sia una coppia di, di Grazie Livio, che sia buona per il quarto mese, una coppia di DLC Leggende Pokémon Arceus e uh, BDSP e il DLC di BDSP è una roba mai vista prima che aggiunge l'intera funzione del battle spot dentro BDSP. Nah, ma è comunque sarebbe assurdo perché sarebbe quest'anno, ma per un mondiale dell'anno prossimo. Perché mi piace di più la tua idea di stadium di, st non è mia, di eh. mondiale. Sì, su si vocifera okay, in giro. Ok, quello che hai riportato prima del mondiale su stadium, secondo me è più figo. Cioè, piuttosto mi sembra più sensata una cosa del genere. Però parallelamente che fanno? Arrivi a 4 anni senza Pokémon nuovi? Quindi sì, forse la nona genera non ce la possiamo scampare. Non lo so, su questi ultimi punti sono. Eh, secondo in ci... me invece non ce la possiamo scampare. E secondo me, chiudo davvero perché voglio iniziare, VX. Il motivo per il quale non ce la possiamo scampare si chiama Kazuma Wao, direttore di leggende Pokémon Arceus. Sì, sì, che stanno facendo gli altri. Che stanno facendo gli altri. Però questo significa anche che, parliamoci chiaro, abbassiamo tantissimo le aspettative su quanto di. Arceus sarà portato in onda. Niente anna. e soprattutto abbassiamo le aspettative su quanto sia distante da quello abbiamo visto in Spade Scudo. Niente. Perché Poco. se. E, eh, è la stessa eh, distanza che c'era tra XY e Horas. Eh, cioè sono diversi, sì, ok, ma non così tanto. Cioè nel momento in cui vengono sviluppati Grazie, insieme, eh, però a monte vengono pensati come cose diverse con così poco tempo dall'uscita uno con l'altro, quindi anche poco tempo di effettivamente vedere il feedback della community e come le novità di un titolo vengono recepite, è irrealistico aspettarsi che tanto di questo titolo venga portato nel secondo titolo. quindi in realtà... Invece impazziscono e domani annunciano, domenica annunciano una nuova gen sviluppata da un altro studio. E vabbè sì. Poi ci svegliamo tutti sudati Sì, dati. Sì, sì, sì. Poi Putin chiede scusa. <ride> Lo stesso giorno C'è questa conferenza incredibile, puto in fermo Tutti i leader mondiali sono in attesa di capire che cazzo succederà e lui. Via scusa, raga. Come si dice scusa in russo? Eh, Eh, non lo so. Come si dice scusa in russo? Scusa, scusa. <ride> no, spasiba è grazie. Karasho è bene tipo? Da tipo salve Non si dice Non si dice in russo non si dice <ride> Salsa pariglia <ride> vodka <ride> Non ne ho idea ragazzi Prosciu proscegna Proscegna ok. Prosciu proscegna ok no Scusoschi Scus Io so che Balshoi è grande E Sabacca è, è cane Non è Ollonai Patmas Gio <ride> È Ollonai Gio Bom Ragazzi The X Siamo arrivati Qui E io Tanto per cambiare Parlo Melemo Non puoi capire <ride> All right Avevo capito Melemo Fino là ci arrivavo Sado uh -huh. um, Sado Potrebbe essere Quasi il main villain Di molti giochi però non so perché è così in grado di trasformare i giochi, addirittura usando le barre della vita, uh -huh. che sempre di più io me la immagino un po', e ora tu l'hai visto, quindi posso parlare la stessa lingua, sembra un po' l'agente Smith di, nella trilogia di Matrix. Si stavo pensando, ma chissà quale cazzo di gioco mi tira fuori, io ho intravisto... No, 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 ne so di più io di te di Matrix. Oh. Hai visto un film in più? Eh, te credo. Eh, li ho anche visti tutti quanti un mese fa, okay. tu che ti ricordi? No. Mi ricordo abbastanza. Mi ricordo no, sicuramente posso... hai più dettagli, sicuramente più dettagli. Ma mi ricordo abbastanza assolutamente. E Sado potrebbe anche essere un po' un agente Smith, cioè mm -hmm. non so quanto di quello che abbiamo visto nella boss fight di arena da combattimento fosse programmato, fosse previsto da Irving e quanto effettivamente fosse Sado impazzita, perché okay. la boss fight che utilizza le barre della, della vita per colpire l'avversario è qualcosa di totalmente fuori schema. Non è che arena da combattimento è tutto un gioco meta e quindi Sado va semplicemente a interpretare l'ennesima certo. cosa. Quindi esatto, gioco di merda. Sado sembra stia al di sopra dell'Uomo Blu. Eh, ti correggo, ma non nel senso che io ne so più di te. Vado verso la mia opinione. Uh -huh. Sado. Non è nella gerarchia del gamework. È un bug del gamework. È, un, è una scheggia impazzita del gamework. È qualcosa che non dovrebbe avere questo potere, ma ce l'ha. Mi. Perché secondo me uh, è previsto: cioè, Irving è d'accordo sul tenere Sado lì. E quindi, smussando mm. quello che hai detto tu, okay. secondo me lei è effettivamente incontrollabile in una certa misura. Ma non completamente Ok E quindi la tengono a fine, a fine gioco Come ultima fight Dove le danno la possibilità Di fare un il po' il cazzo, cazzo che, vuole. che vuole Ma dentro quel recinto lì Perché comunque quello che fa è Uscire un minimo dai boundaries Perché ti rompe l'interfaccia E ti usa le barre della vita contro Però comunque di fatto è una fight E tu la Qui... puoi anche sconfiggere Se fosse così tanto potente Perché eh, stare in un gioco? Ma come faresti tu a sconfiggerla? Come fai a vincere? Tu dici, è una scheggia impazzita, ma Irving le dà un posto dove stare, uno scopo in perché alcuni giochi. Ma non è così potente. Mm -hmm. Forse sarebbe in potenza, perdonate il gioco di parole, più potente di Irving. Ma Irving le trova un ruolo, uno scopo, esatto, e quindi sta quindi, lì allora a fare. La mette questo veramente, dentro questo parco giochi in cui può effettivamente sfogarsi. E trascendendo dalle regole fisiche che normalmente dovrebbe seguire. E quindi appunto facendo cose uh -huh. come usare l'interfaccia, cosa che non, gli altri pg non sanno fare, però non, non, non rompe le leggi più di così. Non è vero, hai ragione. E però... tra l'altro quello che fa lei non ha, non ha effetti sui giochi. Cioè lei comunque rimane dentro il gioco, noi non abbiamo nessun tipo di notizia su lei che viene bannata dall'arena Arena di Combattimento. No, viene bannato Bryce. Capito? Non lei. Sì, sì, è vero, fa parte del sistema in un certo qual modo. Scopriamo... In che modo fa parte di questo sistema? È proprio lei. Sì, sì. Chi è quella, Paparino? Io non credo di conoscerla, Rocky. Vero anche che è una mod questa. Stessa musica però. C'era questa musica anche in arena da combattimento. Allora, vediamo un po' che ci dice la descrizione. Sado, una figura enigmatica. Teoria, come non è una mod? Non hai il presupposto di ogni no, capitolo? No, no, questa è una mod, ragazzi. Ti dico, non hai il presupposto di ogni capitolo di questa storia una volta superato il rifugio? Scusate, ho appena elaborato una, una teoria. Lei è un Joker. Sì. Lei viene dal, dal solitario. Guarda ah. Ci sta, che ne dite? Ci sta. Lei viene da un solitario. Ok. Guardate, ha i semi qui. Potrebbe avere gli altri due dall'altra parte. Sì, sì. Lei potrebbe essere un personaggio di sì, un anche gioco il, di carte. Ma il, il seme di quadri sulla guancia. Mm, mm, mm. Però è una boss rush. Potrebbe essere boss presi da altre parti del gioco. Vero. Beh, facciamo danno infinito e portata infinita e la uccidiamo, ma non la uccideremo mai. Quanto ha di vita? 24, guarda in camera, guarda in, è vero? Sì, sì, ogni tanto ci guarda. Ogni tanto ci guarda. Ok. Tanto si sposterà. Che sta succedendo Paparino. Uh, ok, facciamo un movimento infinito e passo minato, lei non si farà colpire. Quanto meno ci barrichiamo qua. E il secondo pugno ragazzi non ci facevo niente probabilmente. Si sarebbe semplicemente spostata. Barrichiamoci. Passo minato, barrichiamoci. Cosa fa lei? Perché sta prendendo di mira me? È così che muore Rogi. Portata infinita, danno infinito. Provo a spostarmi col movimento infinito. E che mi ha trasformato in coriandoli i colpi. Rocky? Dov'è? Ah, pur tornando indietro, non si è salvato. Ti sto preparando. Per la mia piccola mod: la modalità hardcore. Eh, eh. Mi fa male la testa. Così tanto, Rocky. Quando sei pronto a partire, premi il grilletto allora camminarle sopra. Certo, come no. No, così le andare avanti e basta. Bene, bene, bene. Guardate chi è tornato. Io sto ancora cercando di trovare quel rifugio, no? Non andrà a finire bene, vero? Non si vuoi ancora passare. Allora, questa è la modalità hardcore. Possiamo batterli, Rocky. Certo, papari. Si sta parlando da solo? È impazzito? Uh, loro quanta vita hanno? Ok, come faccio a ucciderli tutti? Non posso. In un colpo solo. Niente cheat nella modalità hardcore. Ok. E allora mi devo mettere qua. Ma mi beccano. È l'unica cosa che posso fare. Ok, godo. Ok, adesso me ne vado lontano. Devo kaitare, ragazzi. È l'unica cosa che posso fare. The X inizia adesso Davvero Però ora c'ho il colpo a catena Ah no no Perché non fa parte Cioè non fa parte Dei miei talenti Ok Stanno arrivando Merda Vabbè uh... Se mi metto qua L'altro deve passare sulla mina In teoria Ehm uh... Faccio così. Ok, vai, pigliati la mina, bastardo. Godo. Ho provato password. Ah, hai provato password, Craig. Ho provato. Craig! È tornato. Ok. Ma sono alla stessa vita? No. Cioè, ho di nuovo 12 di vita. Vanno sfruttate le mine, sì, ragazzi. Esattamente. VX inizia adesso. Madonna. Cos'è sta roba? Che facendo mouse over su queste cose si moltiplicano? il teschio è sparito? No, non sparito. Ah, ok. Sta sta sta. Prima si... Diciamo. Eh, si sta spostando. Ok, allora, ragazzi, eh, cominciamo. Uh, Cos'è sta roba? Termino il turno, spero gli faccia male, non capisco cosa sia. No, non fa male a loro. Mi sa che rompe il cazzo solo a me quella merda. Ok, e cominciamo da qui. Ok. Oh, holy shit. Andiamo qua, ci facciamo lui. Adesso il ratto ci picchia, non importa, prenderemo questo danno mili. Abbiamo la bombetta. E attacchiamo. Ok. Eh sì, sono tipo le mie mine. Oh buono! Qui lui è entrato in range. Benissimo. Vai vai. Boom. Morto. Vinta. Uh. Sì, si sta sporcando di sangue la faccia. Prima lo faceva, vero? Salza pareglia. Eh. Ma l'avranno completata ora nella mod? È finita. È quasi ora di andare. Le mod verranno disattivate. Che sta dicendo, paparino? Per l'amor di Mir, Rust, che ti è successo? Dov'è Rocky? Dov'è il mio figliolo? Tu non hai un figlio, Rust. Neanche tu hai mai avuto un padre. Sei stato creato. Sei nato grazie a uno sviluppatore e al gamework. La maggior parte dei personaggi giocanti lo sanno. Dov'è Rocky? Andiamo, Rust, ci stanno spiegando perché lui non ha capito di essere in un videogioco. C'è una stanza. No! Allora, Mir intendeva Vallamir. È un altro personaggio ancora del primo gioco. Ma è morto quindi? Non credo. Magari ha solo ferito. O forse ha solo ferito? Però aspetta, non può essere morto. Che stupido. lo abbiamo appena incontrato nel presente. Lo incontriamo lì nella stanza. Uh, in alto dove c'è questo esagono. Però praticamente Rocky, ehm, Rust non si è mai accorto. Ok, gli la notizia diceva che gli avvocati hanno, hanno chiuso okay, il gioco perché era moddato, perfetto. E quindi saranno gli avvocati di... Uh, Game Vabbè, Final. il season desiste che desiste, esatto, esiste che dice. Esatto, esattamente. L'articolo no, non l'abbiamo letto ragazzi perché io ero presissimo da quello che stavano dicendo. Non so se tu hai avuto modo di leggerlo. No. Vabbè, e il log non penso che ce lo dia l'articolo. Però mi fido di voi. Denunce dalla... Ah, dalla Jnil. Quindi, vabbè, però la Shnil avrà le palle coperte da Game Funa probabilmente, ormai a questo punto. Rasta è impazzito per le mod. Oddio, non mi sembrava neanche tanto prima in forma. Nel senso che. Bella, credo lui fosse sempre stato convinto di essere in un mondo vero con un figlio mm -hmm. vero. Ciao, e benvenuto nella mod Super Weasel Kid. Qui puoi saltare, sparare e forse anche morire tra le spine. Siamo tutti così emozionati di averti qui. Dov'è Rocky? Buona fortuna, amico. Eh, uh, Rootbeer. Come che si chiamava Rootbeer? Come che si chiamava lui? R Rootger, Rootbeer. Che stanza ha nominato il tipo con il turbante? Parlava della 6pintin, ragazzi. Parlava. Reghi, bravi, parlava della 6pintin. Eh, doppio salto? No. Eh, in realtà ci dovrebbe essere il doppio salto e il triplo salto, ma non c'è perché questa mod carica esattamente la mappa di Supervisor Kid. Reginald Akareghi. Ok, grazie. E in teoria per ora dovrebbero apparire le recensioni. No, aspetta. Devo usare il mio cadavere per andare avanti? Mi quanto Creepy. Ehm... Uh. È un'idea di game design interessante, peraltro. Al di là di DX. Ma che cazzo? Perché questa moneta non si muove? Ok, devo raggiungerla senza uccidere lo. Fuck. Ah, non posso saltare proprio. E come ci arriva quella moneta? Quella moneta sembra un segreto pazzo. Uh. Serve a questo! Serve a questo! Serve a questo! Perché funziona solo se, se l'ho preso quella, quella moneta lì? Eh? Sì, no, perché le altre spariscono! E tu non puoi sparare basta? No, tu non puoi sparare basta. Ah. Ah, non sei il giovane Weasel. Sembri in effetti più vecchio della tua età. Oh. oh no, ha usato il siero su di te. Giusto il mind control? Che crudeltà. Essere schiavi di così tanti padroni. La redenzione di Reggie ora sembra inevitabile, eh? Allora è vero: noi abbiamo ricevuto a un certo punto il siero mentale e da lì sono partite le mod, o mi ricordo male. Era già moddato. Era già moddato? Comunque siamo stati sierati effettivamente. E lei ha appena detto... Oh no, ha usato il siero su di te. Che crudeltà essere schiavi di così tanti padroni. La redenzione di Reggie ora sembra inevitabile. La cosa che mi torna di meno è la redenzione di Reggie. Perché al momento attuale per me Reggie è il nome del barista. Eh certo, anche secondo me. E quindi è Reggie colui che sta muovendo una rivoluzione nel Game Work? Però. Perché padroni? Perché parla di redenzione? E perché questa redenzione dovrebbe essere ah, aiutata dal fatto di non Di mai incontrollare lui. È Esatto, mai controllato. Allora, credo proprio di sì. Lesco, eh, bravo, è lì che volevo arrivare. Credo che questo Siero ti faccia tornare a essere un semplice PNG alla tua storia. Mm -hmm. Cioè. Rust torna a essere un videogioco che pensa di essere tale. Grazie al Siero, in verità, loro perdono la coscienza di essere un videogioco. E vivono semplicemente il loro mondo di fantasia. Quindi, forse la redenzione di Reggie è far tornare questi personaggi dei personaggi affinché non, non soffrano coscienti. più. Super Weasel Kid soffre perché sa delle recensioni, Chandrel soffre perché resiste ai reset. Uh, Bryce soffre perché ricorda il suo gioco precedente. Reggie praticamente fa il piano e eutanasia. Muoiono tutti in verità. Con il siero tutti muoiono, tutti diventano finti. Mm -hmm. Che ne dite? Mi piace. Forse invece di controllo e cancellazione mentale. Però era MC. Mind Crush potrebbe essere in inglese. MC Serum. Grazie a Matrioska che sia buona per il secondo mese. Ragazzi, meno 28 Sabale alle 4.007. Non era CM in italiano? CM, sì. Si eh. ero CM in inglese MC Serum. Me lo sono fatto dire anche in inglese. Ah, nella mi, scorsa live. mi mancava... Ma quindi Reggie è il personaggio di un altro gioco, oltre a essere il barista? No, per come ne stanno parlando, visto che c'è una redenzione, Reggie è uno staffer. Sì. Reggie è un collega di Irving. Sì, sì. Sì, sì, è comunque qualcuno che è fuori dall'essere il semplice PG di un gioco. Eh sì. Gra ragazzi, grazie mille. Meno 27 sub alle 4.700. Grazie mille, una Perché... grande festa pre Elder Ring. Quanta crudeltà. Noi diamo per scontato che la gatta sia buona. Momentaneamente sì. Io do per scontato che la gatta venga dallo stesso gioco dell'altro indiano, del turbante. Perché guarda, è un po' alla dimiana la situazione, no? Tra l'altro noto adesso che hai i vestiti tipo rattoppati. Sì. Effettivamente sì. Aspetta, potevo andare anche qua sopra, ma non mi interessa in realtà. Mamma mia! Grazie mille grazie a Ysgramor che regala 20 sub Ragazzi, oh porca miseria Grazie, grazie Ma, ma, ma grazie Grazie, grande festa pre Elden Ring Ripeto, grazie mille Oggi un sacco di regali Grazie davvero, grazie Grazie di tutte queste sub E tra l'altro festa anche pre Pokémon Day Vediamo, vediamo se raggiungeremo le 6k sub. Nel Ok, spero di non essermi perso moneta alcuna. Grazie a Big Lucky Mike, 10 mesi insieme, ci cioè, siete chiara. Siete grandissimi, continuate così, grazie a voi. <ride> grazie mille, meno 6 sub. La gatta aveva solo un dialogo, sì, ho provato. Ascensione Castorica. Ve la ricordate l'ascensione castorica? No ehm, L'ho fatta durante i bug di BDSP. Grazie Andrea Barangani che si abbona per il secondo mese. Cosa ti aspetti all'annuncio di domani e domenica? Teaser di nona gen. Più leggende Pokémon Archeos DLC. Thank you. Grazie a Spring Horizon 5 il regalo e 4007. Ragazzi, potete anche iscrivervi gratuitamente. Passate il mouse sul video lo streaming. Se vi esce un tasto con su scritto free sub ready, lo cliccate e sbada punzi punzipense. Grazie, grazie mille. Grazie, Agos Thank Grazie, meno 99 a questo. Grazie, grazie davvero. Eh, Non voglio. Ok, l'ho risparmiato. Grazie Chaosphere. Grazie mille, l'ho risparmiato. Cosa sta succedendo? C'è un bellone Grazie mille, Zirel, you find 7 sub. Ragazzi, grazie. Grazie mille. Lui era, era lì dentro perché non fa più il lavoro in questa mod del, del tutorial. Tu devi crivellarlo in merda. Ho questo cambio di grafica, tra l'altro. Ma poi cos'è diventato? Tris, grazie 13 mesi insieme per Rare Drago. Come potevano resubare dopo una così allettante offerta? Grazie. Mm -hmm. E grazie anche a Max Power, due sabi in regalo. Grazie mille, Regex. Grazie. Grazie. Cosa devo fare? Non posso già attaccare? Ammazzo tutti Sciacallo pixelato Quindi è semplicemente la mod re... 4. Mi sarei è forza 4 C'è una papera Guarda C'è una papera È la pera di Carlo È vero È proprio la papera di Carla E guarda qua C'è la figura incappucciata Che lui riconosce come padre Credo vero o lui da piccolo o oh, lui da piccolo Ride McLean Non sono io, Rust McLean Perché devo uccidere Ride McLane? Ah, ma sono io. No. Eh sì. No. Io sono ah, lui. Ah, tu sei lui. Ah, sì, sì. sì. Stai bene, Paparino? Rocky, io pensavo di averti perso. Vedi, il momento in cui gliel'hanno iniettata all'inizio, non mi hai perso, Paparino. Co cosa è accaduto allora? Uh, non so di preciso. Quell'alieno ha fatto cadere quello strano aggeggio sulla tua testa. Mi sono occupato dell'alieno. E poi ti ho trascinato qui per aiutarti. La mia testa sembra l'interno di un lumacone acido. Ma sono felice. Che sei vivo, Rocky. Ti voglio bene. Non è carino. Sei troppo facile da ingannare, Rust. Non hai più il controllo della tua mente, eh. Quando sei pronto, premi semplicemente il grilletto. Cosa? Ho detto quando sei pronto basta premere il grilletto. C'è capito un cazzo. I need a second. Allora, in realtà quindi non sappiamo quali effetti abbia avuto il controllo mentale. Ruth Beer eh, Reggie potrebbe effettivamente voler ri, eh, liberare i membri del game work facendoli vivere come personaggi giocanti effettivi ma l'ultima visione era tutta quanta triggerata da lui la modalità hardcore, cioè da lei, da Sado uh -huh. la modalità hardcore tutte le visioni avute finora sono state triggerate dal potere di Sado però perché Sado vuole che lui si ammazzi? non voglio Ah non posso spostarmi Grazie a SynchroLink 8 mesi insieme Grazie Il vaso La paperella il robot Però lui non può essere stato cancellato Perché ha il sixpintin Grazie l'Adeb del regalino Lui ha il sixpintin Non può essere stato cancellato Ragazzi, che cazzo di trip è sta roba? Comunque, Rust parte migliore del gioco a mani basse per ora. eh Cioè, è un film di Lynch. Sembra di guardare la terza stagione di Twin Peaks. Sì. Eh? Sì. Perché? Non so. Sto facendo fatica a trovare una chiave di lettura. E beh, ancora presto siamo al quarto personaggio di 6. Ammesso che finisca con i 6PG. Ma è il tipo è il, è la, è il six pint in Ma c'è un tizio davanti Ok però è il six pintin quello Beh sì Infatti sta piovendo Quindi lui muore nel suo gioco In qualche modo Sado Però vedi Sado pensaci in realtà Sado potrebbe essere in combutta insieme a Rotbi Regi. Sado ti usa contro il gioco, facendoti capire. che è un gioco. Però no, loro non vogliono che tu capisca che è un gioco. In teoria Rotbi Regi vuole che tu torni a dormire. Quindi Sado cosa sta facendo? Sado se continua a sembrare d'accordo con Irwing. Mm. Perché ne, in uh, arena da combattimento fornisce una fight difficile e quindi permette ai personaggi di avere una prova di forza più importante da affrontare, che è quello che Airwing vuole: che combattano di più. Mm -hmm. E mh, adesso comunque è in linea con. Quello che va fatto Cioè il gioco deve essere chiuso Perché devono chiudere le mod E quindi anche Rust deve essere Cancellato in un certo modo Quindi comunque non mi sembra Che si allontani troppo da Irving Da binari con i quali Ir Irving Può essere d'accordo Vi do Una chiave di lettura diversa Sato voleva farsi bannare Dariena? Non mi pare, Shandrell voleva farsi bannare, farsi bannare bannare da Arena. D arena. Sado è semplicemente Sado? il boss finale. Non mi pare che abbia mai detto voglio farmi bannare da Arena. Uh, vi do una chiave di lettura diversa. Hai ragione. Lei è. Uh, con Irving. E in verità quello che abbiamo visto. È davvero il momento in cui lui riceve il mind control. Ma Sado ha il controllo sul gioco. Lo abbiamo visto nella boss fight di arena da combattimento 10X Sado può usare le barre della vita e tirartele addosso. Quindi, what about Sado torna nel momento del gioco in cui lui riceve il mind control e glielo toglie. Cioè Sado ha effettivamente interagito in quel momento staccandogli il coso dalla testa. Perché essendo capace di manipolare il gioco. Torna indietro al momento del gameplay in cui lui riceve effettivamente l'iniezione. E lo sveglia. Quindi fa al contrario gli interessi di Irving e non di... Però non è mai tornata indietro al momento in cui gli hanno impiantato il sero. Come no? No. Eh, L'ha staccato nel momento in cui l'aveva beccato in quella strada con i eh, nemici. Quando lui era a terra e lei, gli ha, vestita da Rocky, gli ha tirato fuori il, il cazzetto, cioè non era, non era... era. quello il momento, sì, sì. Secondo me sì, ragazzi. Eh, se sbaglio, correggetemi se sbaglio. Era quello. Quindi ora Rasta è Sado con il suo aspetto. No, 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 no. Intendo dire che Sado ha fatto in modo che lui perdesse il controllo mentale. Grazie, The Pressed Unicorn, che si buona per il secondo mese. L'urco recupero spesso in pasta, ma l'abbonamento per dimostrarvi l'apprezzamento per il vostro lavoro è necessario. Grazie mille. Era quel momento. Non mi sembrava che fosse quello l'environment, ma forse c'era qualche dettaglio in più. Magari c'era qualche. qualche elemento in overworld in più e quindi non, uh, non li ho ricollegati. Mm, può essere. Però sono d'accordo: Sì, era un'illusione. Sì, sì, Gioco sì. di merda ha ragione. Con gli elementi che abbiamo ora, tornando facendo un passo indietro, Sado è il Joker. Sado è qualcosa in più. Something more. Mm -hmm. Può fare delle cose che nessun altro, sembra nemmeno Irving poterle fare, quelle robe lì. Grazie Gian della sub. C'è il Joker nel carnoffel. Be idea. Riuscite a controllare? Non schiererei. Ma è un, una siluetta o era solo ombre? No, è, penso fossero solo ombre, anche a me è sembrato all'inizio. Sono contento che tu ce l'abbia fatta, Rust. Ah, infatti c'è la toppa. Ora che mi riconosci, non c'è più bisogno di quest'abito soffocante. È Geremia? È comunque l'omino che sta in basso. È un fungo! Sei con noi adesso, Rust. Io non avresti mai potuto eh, aiutare Rocky. Lionel ha deciso il suo destino. Fermi un attimo. Allora, è quello che assomigliava al Mycologist è quello in basso di Ruth B. Reghi. È il tizio, non era un codino, quindi era il fungo quello che vedevamo nell'ombra, secondo me Geremia. E quindi il mycologist diventa poi Jeremia. Cioè, i mycologist sono Geremia, Boh, non lo so, sono confuso. Non avresti mai dovuto aiutare Rocky? Lionel ha deciso il suo destino, ma adesso ti sto offrendo l'opportunità di onorare la sua memoria aiutando qualcun altro. Sì, sì, è quello nella foto, è quello in basso? Aiutare chi? Il suo nome... È non dire il mio nome. Il suo nome è... R. Attieniti al copione. La radio. È il, il fond della radio. Certo, non intendevo. Aspetta un attimo. R chi? Cos'è quello? C'è qualcuno alla porta d'ingresso. Lazarus. Sei. Sei sei tu. R sarà Reggie, grazie il mulo triestino che si abbona per il terzo mese, o Root Beer. Attieniti al copione, non dire il mio nome, attieniti al copione. Allora la six pintin fa in qualche modo parte del gamework. Loro sanno di essere sotto osservazione del gamework, stanno cercando di fare una rivoluzione in qualche modo all'interno del gamework, ma non è quella resistenza che mi ero immaginato, al contrario uh -huh. sanno di essere osservati. Però di che aiuto avrebbe bisogno? Reggie. Uh -huh. Forse uscire dal gamework, sconfiggere Irving, rompere il gamework? Uh -huh. C'è qualcuno alla porta d'ingresso? Lazarus, sì, sei sì, tu. E il barista quindi vuole essere aiutato? Sì. Vuole essere aiutato, ma non vuole ammetterlo. Perché non vuole che si sappia il suo nome. Non vuole ammetterlo, non vuole che se ne renda conto chi osserva. E siamo diventati Lazarus, amici. Non pensavo, sinceramente. Perché c'è qualcuno alla porta? Perché c'è qualcuno alla porta? Ma la cornetta? No, in realtà, alla porta non ci dobbiamo arrivare adesso, credo. Cioè, il punto è, c'è Lazarus alla porta, e adesso ci ricongiungiamo a quel momento. Siamo Lazarus e stiamo andando alla porta, capito. Aspetta, cos'è eh, quello? quello che ho detto. Siamo Lazarus perché c'è qualcuno alla porta. Quindi andiamo nei eh, panni di Lazarus a vedere chi c'è alla porta. No, no, Lazarus è alla porta. Io la sto interpretando così. Loro vedono Lazarus alla porta. Noi stiamo andando a essere il Lazarus che loro vedono alla porta. Io l'ho interpretata così. Attendo, porta. Allora, parliamo con tutti. Jay era un bravo uomo Forse il migliore tra noi. No, io ho capito come dice Chiara, ok, ok, ok. Ha ragione Chiara, ok, ok, ok. okay. Allora forse ho capito male. Non ho molto tempo per parlare ragazzo, ma... Hai detto che non mi avrebbero rintracciato. Non preoccuparti, ragazzo. Non ti hanno mai visto. Ma eh... Chi? È me che stanno cercando. Ah, già che lui è ricercato. Ok, no, è come dice Chiara. Lazarus, sì, sì, tu, è inteso come vai alla porta Lazarus. E adesso gli ha paura di essere stato rintracciato, credo, perché c'è qualcuno alla porta. Quindi no, ha ragione Chiara, effettivamente. Eh... Uh... Beh... A un certo punto arriveremo alla porta e lo scopriremo. Cioè oh, mi hai detto idea. che mi non mi avrebbero rintracciato! Sì, sì, sì. Eh, però, aspetta, parliamo prima con tutti i pg e basta. Sì, sì. Solo puoi farli smettere di bussare allora? Sì, sì, decisamente. Sta diventando davvero fastidioso. Io penso che quando arrivi ai tre puntini sia il segnale che puoi smettere. Sì, sì, assolutamente. Immagino tu non abbia molto da dire. È grande sorpresa e te lo dico a fare grazie Marco che eh, vincola l'abbonamento grazie mille no col cazzo io non sono sicuro di come andrà a finire sai di cosa si tratta penso di sì se le cose si mettono male volevo dirti che essere il tuo spadaccino non era poi così male è gentile da parte tua, credo che qualcuno nel Game work si sia accorto che non stanno andando le cose come dovrebbe. Come dovrebbero, perdonate. Uh, perché aveva il dubbio? Non ho, letto, non ho letto nick. Non siamo appena arrivati alla porta con Rust quello era un ricordo. Quello, quello era, era un ricordo dell'arrivo. Alla fine del flashback che Rust ha avuto parlando con Sarà mia, il micologo. Insomma, ma allora è evidente. Uh, che in qualche modo la verità stia in mezzo. Perché loro hanno detto di non essere uh, di non voler essere rintracciati. Super cui il kid non voleva essere rintracciato. Quindi in qualche modo attieniti al copione. Non è tanto sono osservati, e questo è un videogioco di Game Funa o di Gamework È più un se non diciamo certe cose, non solleviamo dei sospetti. Quindi è, magari un gioco è un'applicazione. Ma è anche stata creata da qualcuno. Comunque loro si sono trovati qui con il presupposto di fottere il gamework. E stavolta hanno fatto il passo più lungo uh, della gamba. Ed è vero, Rattorottame, hai ragione. È proprio un parallelismo. Sembra con la fine poi che farà Luke Carter: cioè il bussare alla porta e loro che hanno paura. Se hai la possibilità, prova a fermarlo. Fermare chi? Sì, molto probabile, è Irving. È eh, Penso sia Irving. Resta, perché lei l'ho picchiato. Resta qui. Non sei tu quella in pericolo. Rimani qui. Ho la netta sensazione che tu sappia chi c'è oltre la porta. Non conosco nessuno. D'accordo, ragazzaccio. Sto solo dicendo se c'è l'eventualità di un combattimento. Non te l'ho detto? Sono un cuoco, immagino. Preparati ad agire in caso Grazie a CryptoGe 26 mesi insieme verso l'infinito e oltre Grazie Non ho capito perché sono in tanti Esaltati dal quadro Non è mai cambiato Cioè Sempre lui Ovviamente adesso possiamo Sappiamo che è lui Sapere che quella è l'identità del tipo Ma lì ci va l'obolo No lì in quanto avevamo l'obolo Uh, abbiamo ah, trovato le monete pariva, okay, no. Non ho dimenticato. ma più che altro abbiamo un botto Stai di monete a non, andare alla porta andare che è qui il teletrasporto tipo. perché dicevano che schippiamo roba se no. ok Vabbè intanto andiamo in cucina non, non parliamo col no, barista so, cioè so che non avresti preso a prescindere un teletrasporto però non so se c'è il rischio che tu lo attivi per sbaglio quindi ok qui c'è qualcuno Eh È quello? È il qualcuno alla porta? Ah, no, è Rust, mm -mm -mm. Il Rust è Rust nella stanza con la eh. finestra a esagono. Io continuo a non capire cosa ci sono. Due personaggi nel quadro, non so se avete notato, ma i quadri non sono mai cambiati. Sono quelli fin dall'inizio. Abbiamo parlato dei quadri. Fino penso che si, si riferiscano che... al quadro di Ruptby Reggae con in basso G, quello che penso sia Geremia. Sì, ma siccome non è diverso da come è sempre stato ora, Io immaginavo di dover arrivare a questo. Ora semplicemente possiamo unire i pontini, ma è tipo ovvio. Basta nascondersi. Ok, quindi probabilmente stiamo imboccando un ending particolare. Abbiamo sbloccato l'armeria e adesso andremo a aprire la porta armati. Mm -mm. Secondo me stiamo imboccando una route particolare. Credo che la prossima cosa che controllerò sarà proprio la cucina. Io non lo farei. Oh, guarda questo. La specialità di oggi è la torta calda. È questo che fai adesso, Bryce? Delle torte calde? Mi spieghi perché un marine spaziale dovrebbe essere in cucina? Se fosse lì, scommetto che sarebbe un momento perfetto per uscire impugnando le armi. Scusami? Voglio dire, se un marine spaziale avesse un'arma, potrebbe... Voler venire fuori dalla cucina. Ma è il barista che parla? Sì, è il barista che parla? Stanno perché stanno parlando davanti... dall'altra parte. Eh sì. Te sei dietro la vetrata, dietro il bancone. E attenzione, Wanted. Probabilmente eh. Lazarus è ricercato dal Gamework. Eh. Non è un l'ennesima reference. No. Non è, è perché Qui avevamo tante reference di vari giochi in giro Per esempio le bottiglie XXX sono bottiglie Del, del gioco di, eh, Del mondo desolato Inve Però c'era stato un qualche commento su Wanted Non mi ricordo se di Bryce o di Shandrella Che ci aveva fatto capire che fosse Wanted proprio qua in questo Allora non me lo ricordo qui. io C'era qualcuno che l'aveva visto E eh, aveva commentato tipo Ma chissà che cosa ha fatto per essere ricercato No, mm, è vero ora, ora che lo stai dicendo sì sì, effettivamente è vero. Vado? Sì, sì. Irving, parli del diavolo e spuntano le corna. Cos'hai lì? Un'arma? Pensavo fossi un cavaliere giurato. Oh, giusto. La tua amica Shandrella ha messo fine alla cosa. Spara Sparagli, Lazarus. Ah, dovresti pensarci bene prima di farlo, Marine Spaziale. Ah sì? Sì. La galassia feroce sarebbe una punizione leggera comparata a quella che avresti se decidessi di colpirmi. Ti faranno a pezzi, byte per byte, amico, vorresti desiderare di essere ancora nella galassia feroce. Allora, che vuoi fare? È a tempo. Che faccio? È a tempo, probabilmente quando lui va via. Non so se sparargli o no, voglio ancora sapere delle cose da lui. Io ho sparato supero. A giudicare dalle turbolenze direi che siamo quasi arrivati. Avete tutti bene in mente il piano? E infatti ora Geremia si sta divertendo. Il nostro obiettivo, l'artefatto. Facciamo la nostra parte per entrare. Andiamo dritti all'obiettivo e usciamo. Il fatto è che, però ho appena capito. Cosa non vedete? Siamo. In basso, a sinistra, quindi quando c'è! Ah. Il testo di Lazarus siamo su. Ragazzi, ho un. un int per voi. Ok? C'è un int. Un suggerimento. Dove mi metto? Dove ci metto? Centro in alto. Centro in alto, giusto. Ragazzi, ho un. È eh, infatti sicuro che lui sia Geremia. Il lui. Stavo per dirvi. Non sono sicuro che lui sia Geremia. Sapete perché? Mettilo. mettilo qua. Perché siamo fissati con l'idea di sti cazzo di Mycologist. Ma adesso posso darvi un'altra chiave di lettura. A chi assomiglia? È un patchwork di nemici. C'è il grunta, i funghi addosso, il tipico grugno con i sì. dentini di fuori dei tizi di Legenderia. È un NPC del cazzo che è diventato qualcuno. È un nemico, colui che doveva essere semplicemente ucciso e invece eccolo qui alternativamente lui è Geremia. Uh -huh. ed è divenuto più forte fondendosi dentro o aiutandosi o facendosi aiutare da qualcuno fondendosi dentro nemici del cazzo uh -huh. e i micologi fondevano nemici in inscription quindi sì, può essere che lui abbia automicologizzato se stesso. Però è vero, lui di base era il vecchio protagonista di Super Weasel Kid essendo quello incappucciato. Vero quindi in realtà non parte come NPC base. Hai ragione. È vero. E quindi quindi lì è partita questa voglia perché... Perché è stato il gioco in cui era il main character... Voleva ritornare a essere almeno un character secondario anziché essere un null data. E... e si è fuso addosso roba. Però quindi non può essere anche quello che tirava via... I combattenti in arena da combattimento, quello che spero. Perché no? Perché ha questo aspetto. Non c'entra niente. Adesso ha questo aspetto. Prima? Però appare incappucciato anche dentro Ma leggendaria. È... Sì, però, no, appare incappucciato anche dentro Super Weasel Kid. Ma magari in Super Weasel Kid è solo incappucciato e non è ancora così, o è già in quel modo. Cioè, quindi a leggenderia è contemporaneamente il vecchio che spazza, ah, hai e ragione, Incapucciato? Hai, hai ragione. Aspetta, ma dice di essere il vecchio protagonista? Se non sbaglio, sì, è una delle prime cose che ci dice. Hai ragione, in leggenderia è il vecchio che spazza indubbiamente Geremia. Ma c'è anche l'incappucciato che combatte sulla nave. Fa schiantare la nave. Ma l'hanno mai detto esplicitamente che lui sia l'ex protagonista di Super Weasel Kid? Quando lo vede Weasel Kid? Se non sbaglio sì. Glielo diceva lui, gli dice che... Gli dice che Io un tempo ero tipo... come te! Eh, cioè gli fa capire che il gioco è... No, uh... il nome di questo tizio non inizia per R ragazzi, inizia per R il tizio che vuole aiutare. Sì, 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 sì. Il vecchio che spazza non è Vallamir Travestito? No, Vallamir Travestito. Io, io ho perso il momento in cui il vecchio che spazza no. è il Geremia? Vallamir Travestito copia, copia le sembianze del vecchio. Infatti, a un certo punto ce ne sono due. Sì, eh, vedi. To be replaced by such mediocrity. Quindi, sì, era il vecchio protagonista. Ok, però hai ragione, non può essere Geremia. Io te lo richiedo anche in questa live. Geremia è il vecchio che spazza perché? Perché. Io ho perso e allora, il collegamento che ho fatto in arena al combattimento in un momento in cui io non c'ero. Perché c'è questo tizio, questo vecchio che, che spazza in terra gente, sì. e siccome spazzava anche per l'ennesima volta all'interno di Legenderia nel Tempio, dicendo Sto ripulendo dalla vecchia battaglia, presto potrai combattere di nuovo. Abbiamo detto Ok, è Geremia, spazza in terra, è un vecchio che spazza in terra, è indubbiamente okay. Geremia. Commento pinnato gustato. Scusate, stavamo parlando tra di noi e non l'abbiamo neanche visto. Prego, Mod. ripinnatelo su. Pure. Però potrebbero essere quindi tre. rootbeer Reggie, Geremia e sto tizio. Perché indubbiamente... Boh, ragazzi, una radio dice che spazza in terra. C'è un vecchio che spazza in terra in ogni gioco. Come perché indubbiamente mi sembra la cosa più logica o è la creatura creata da Lionel quando ha staccato la spina mentre il gamework salvava bella. che bella idea dovremmo ricontrollare stava i creando un grunda stava, stava creando un grunda dovremmo ricontrollare i messaggi Bello. delle radio quindi un'opzione è che Jerry e Jeremiah siano due persone diverse e lui è Jerry Boh, potrebbe essere anche questo. O sono tre personaggi, quindi non sappiamo come si chiama. Però bella questa idea, Ryo. Questa è una bella idea. Il, uh, lui staccava la spina ed è venuto fuori sto mezzo cazzo che non è niente. Andiamo avanti. Ricordi le strutture, vero Moji? Sai che lui uh, preferisce giù. Ma è il vecchio Spaz! Sì, non lo riconosco. Ah, sì, Nato perché rosso. con il naso rosso hai ragione. Moji era il nome di mio padre, era debole. Giusto, giusto. E, e allora sono persone diverse, a posto. Sono personaggi diversi, ragazzi. Bastava, per una volta, Saidonia, bastava andare avanti <ride> di 10 secondi. Eh sì, le ricordo perfettamente. Eh, Jay, quel complesso di sicurezza. Sei, sì, sì. violo la sicurezza. Violo. Violò per, per superare il cancello. Io la sicurezza ah, per superare il cancello okay. principale. Cioè, eh, cioè, Io violo. Esatto. Lazarus, tu sei il nostro tuttofare, ti occuperai. Sì, lo so. Rimango flessibile. E assisto chi ne ha necessità. Volevo solo accertarmi della cosa. Beh, ti chiederei se sei sicuro di quello che stiamo facendo. Ti prego, dimmi che. Allora. Ma ce l'abbiamo quindi il nome suo, no? no? Sappiamo solo che il tipo che spazza si chiama Jay. Che quindi potrebbe effettivamente essere Geremia. Sì. Maybe. Potrebbe. Cioè Jade Geremia. Ragazzi. Sta partendo questa musica e c'è questa visuale. Dimmi che è un hotline Miami, like. Ti prego. Non proprio. Però gli è piaciuto Tlai però, Miami. Sì, sì, muoiono come in Hotline Miami. Più per la musica che per altro. Tutto bene, Lazarus, la dietro riesco a vederli. Sto bene, non posso dire lo stesso per le vittime. Siamo noi le vittime, Lazarus, dice Moji. Junior, Moji. Sì, però mi devo anche spostare. Cioè, Hotline Miami è figo perché devi capire chi ammazzare prima. Sembra una festa di benvenuto, non sapevo ci fossero così tanti organismi nella struttura. È quasi come se ci stessero aspettando E se fosse così? Spero che tu non abbia ripensamenti, Jay Beh, cammina però Non posso Ah, ok Uccidete, Uccidete quegli armati, armati, in fretta Sono Grazie, pericologi. donna della sub Eh, è divertente però È ispiratissimo C'è Carpenter brutto che, brut che dice Ehi, scusa Esatto i miei sound font. Ma ah, più moon. Ne vedo molti uscire da quell'edificio. Saremo sopraffatti. Cambiamo munizioni. Come si fa? Ma ti sei appena mosso? Sì, però adesso... Sì, perché... No, no, sono entrato dentro per cambiare munizioni. Ora ho le. ok. Eh? <ride> Perché il barista è qui? Non c'è il barista. No, qui. è Geremia quello, ragazzi. Ok, 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 ok. Uh, quelli, quelli erano era gli ultimi. Oh, vai, vai, fai prego. Quanti esplosivi rimasti, ma credo che le loro fila si, no, si stiano assediando. Eh, uh, mi Cos'è quello all'orizzonte? So. È, è un alieno, è lo stesso alieno. È la stessa UFO. navicella esatto. che c'era dentro l'overworld di Rust. Praticamente niente. è come 1942 ma da fermo si sì. Sì, ma come facciamo a danneggiare lui? Cioè non posso continuare a ammazzarli all'infinito Però non capisco C'è la navicella che ha La vita Forse prende danno mm. Ok ok sta succedendo qualcosa Bel colpo Lazarus Ah, ne arrivano altre. Grazie Gian Cosimo Vinaccia. Sì, sì, è la nave che prende danni e poi si... Cioè, invece di avere una vita noi, ha la vita direttamente dalla navicella Beh, sì, sì. e poi si ricarica. Tipo alo. Ok. Per ora è molto basilare questo come gameplay, eh. Cioè, guardi dove arrivano i proiettili. Più giri. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e spari. Exciting gameplay. Penso sia ora di entrare in azione. Oddio, sì. Ognuno ha la sua posizione. Ha ricevuto? Sì, ti prego. Aspetterò al cancello principale. E terrò d'occhio la nave. Oh, sì. Junior sta ripulendo le caserme per evitare un fiancheggiamento... E Jay si sta occupando della sicurezza. Ragazzi. Un po' d'aiuto farebbe comodo. Certo. Ma c'è più azione dove sto andando? Ragazzi, si sì, è hotline Miami. È... Ah no, è mio. Parliamo. Ma... Pensavo avessi ben a mente i nostri obiettivi. Aiuta Junior e Jay. Via cazzo. Perché stai sprecando colpi? Hanno entrambi bisogno di aiuto. Scegli chi aiutare e vai. Che stai facendo? Assurdo. Abbiamo bisogno che il sistema di sicurezza venga abbattuto e che la caserma venga sgomberata. Capito? Abbiamo un programma da rispettare. Fa un passo indietro. Capito? Mm. Bisogna bene esplorare. Cos'è quello? L'ingresso e livello. Ok. Hai già fatto morire un moguri una volta, lascialo ancora indietro e sarai considerato senza speranza. Concordo con Marcolino. Vai a proteggere Junior. No. Cristo è il triangolo, quale triangolo? A ah, questo. Ah, pensavo che le mie braccia avrebbero ceduto. Non riesco a trasportare il carico e a sparare allo stesso tempo. <ride> devo decidere Worst dove... andare person. Ah, no, è okay. questo è un triangolo, ok, ok. Ok, ok, ci sono, ci sono. È triangolo blu. Proprio lui. Vabbè, quindi devo andare prima da una parte e poi dall'altra. Beh, andiamo prima dal moguri dai. No, non posso. Soffloccato per sempre. Sotto la vicenda dicevo: Sotto? Era giù l'altra entrata. Più giù. Ok. È sotto, ah. È... Ok, ok, perfetto. Prendi quel fucile, ne avrai bisogno. Vai avanti, ti guarderò le spalle. Ok, ok, è proprio time. Questa sezione del gioco ha per ora le best musiche. vibe Ci ho mai controllato Wow, credi che Geremia abbia esagerato un po'? Intendo concentrati sulla missione, Lazarus. Torna qua giù. No. Chi è Geremia? È effettivamente il fungo. Eh? Non no, l'avrebbe detto Jay. Credi che Geremia abbia esagerato un po'? Jay non è il vecchio il naso rosso? Sì. Ah! E in che senso è esatto Geremia esagerato però qualcosa Porta cattiva Un altro po' di coke Perché che vuol dire Geremia esagerato? Chi ti ricorda? Mm -hmm. Non mi ricordo Cioè nessuno. potrebbe essere lo scheletro di Rust Alla fine i colori sono simili allo scheletro che rimaneva quando l'ha stupito il kid però è però, un eh. fallimento no ragazzi se volete lo riguardo ma non mi ricorda qualcuno in particolare è un tizio ma incontrollato Però perché Geremia ha esagerato? Che vuol dire? Rocky? Rocky? Non mi sembra Rocky No, Rocky aveva quattro volte le spalle Un tablet che luccicava, no? Entrambi luccicano Sono infinite le munizioni È rotto sto disco sta luce vabbè Per il disgusto cioè comunque un cadavere meno mato Ok ma Geremia cos'è allora? Uno sviluppatore Ah l'ho rotta io Ah ok Anche una... Un piede Smelmato Geremia pulisce resetta quindi magari ha cancellato un po' troppo Sì è vero avete ragione Ma che vuol dire cancellare un po' Oh uh, the fuck? Grazie Bruce Lee del quindicesimo mese di sub, grazie mille. Canale mediocre, contenuti stiracchiati niente trama come in Dark Souls, come la grafica di LPA. Continuate così, grazie. Ah ma è morto allora, l'ho ucciso nel letto? Sì. Assicurati che non ci sia nessuno nei letti. Vediamo di farci colpire alle spalle. Vabbè l'ho ucciso. Ok. Tablet non interagibile. permissivo Rispetto a hotline, e c'è ovviamente meno elemento puzzle. Devi semplicemente stare indietro in hotline. È più una questione di capire quale individuo uccidere per primo. Fottiti, scuriamo bene tutto. Eh. Ok, era il mio. Fucile che glitchava. Non si può correre. Eh? No, c'è un cazzo. La scoteca, sì. È veramente la scoteca. Clicchino pazzo sui muri. Non mi sembra piuttosto utile, ma se volete lo faccio. merda Ok 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 Facciamo bene muro muro Bene Bene. Sono apparse varie immagini. Non Mario di quello. Ah, quello sì. Sono apparse varie immagini su quella roba. Eh sì, non troviamo tracce di Carla da leggenderia. Beh, per quanto ne sappiamo, realisticamente l'ha licenziata. O se n'è andata lei. L'hopeless di Pony Island per un momento. Sinceramente, io di Pony Island ricordo... Zero. Eh, pure io proprio. Cioè, sono passati sei anni da quando l'abbiamo giocato ehi hey, Junior ho sbagliato il no? credo che cosa? Right, credo che si stiano arrendendo cosa massacrali te lo stanno rendendo solo facile annientali Che cazzatissimo No Femminuccia oh. Ma avevano le baciozzate Adesso usciamo di qui È tutta colpa tua è diventato qui Perché io ho ucciso il papà Sì E lui invece diceva che le avventure non facevano per lui Sono andato in fondo ragazzi mm? Sono andato in fondo Mm. Adesso, no okay, che okay, ok. Obiettivo completato. Troppo facile. Io eh, potrei aver... Mi, bisogno, bisogno di aiuto qua, qua giù. giù. Mm. Ah, quindi in realtà non era... Non era una scelta. Out out. Ok. Io mi aspettavo che una volta scelto uno fosse impossibile fare l'altro. Cos'era quel glitch? Chi... Avete visto un glitch? Bel lavoro lì dentro. Il nostro fianco è coperto. Ora vai ad aiutare Jay a battere il sistema di sicurezza. Dopodiché saremo in grado di oltrepassare questa porta. Lazarus, che ti prende? Vai ad aiutare Jay ad abbattere il sistema. Ingresso est. Ne va abbastanza. Potrebbe aver bisogno di aiuto. Muoviti. Ti ha teleportato all'inizio. Vabbè, credo che più che un glitch fosse gameplay. Dopo lo sterminio, hai saltato tutta la strada di arrivo all'ingresso. Io l'avevo letto come un si sono teleportati all'ingresso, però. Mm. Se non è così, che cazzo è, scusate. Se non è così, lui sta impazzendo. Credo sia gameplay. Un voto per gameplay. Eh. Ingress est. Anche io credo che possa essere quella puntata di Black Mirror. Te ricordi? Però non spoiler. Ah, pensavo che le mie braccia avrebbero ceduto. Non riesco a trasportare il carico e a sparare allo stesso tempo. Eeeh... quale? Quella in cui spara... Mm -hmm. Potrebbe essere quella puntata di Black Mirror, ragazzi. Tornare dal cadavere non credo che possa avere senso. Se volete lo facciamo, ma... Non riesco a trasportare il carico e sparare allo stesso tempo. Ho lasciato chiusa questa porta. Delle serrature remote che penso tu possa sparare. Ricordi come usare quel fucile di precisione? Uh, il cecco. Ha usato sparare in senso transitivo. Tieni premuto il grilletto, eh sì. Punta il tuo bersaglio, rilascia. Ok, è un cecco. Un cecco pazzo. Non è come le altre armi. Devi tenere premuto il grilletto. Per mirare. Ho capito. Ma dove devo mirare? Ok, ora ho capito. Porca troia! Uh. Perché? Ma il titolo della puntata lo posso dire, no? Sì, penso di lo di Il titolo mi spoilerà, solo il titolo, così almeno chi vuole sapere quale puntata è. Però chi se so ricorda, raga, lo, lo controllo. Ah, non mi posso muovere però io, devo stare più indietro. L'ho ucciso. No, sì. È morto. Adesso occupatevi del resto di questa marmaglia in modo da garantirmi un percorso sicuro per il carico comunque una delle mie personali preferite è and the dj unrelated ma ci tenevo a dirvelo ho già ucciso? no non l'ho già ucciso ma devo per forza ucciderli col cecco? probabilmente si sì. si sì. eh, ma che, come cazzo faccio ragazzi? se non devo passare da di qua. Ok, ora ho capito. Hanno uno scudo. Non gli faccio niente così. Devo colpire dove non c'è lo scudo. Ok, 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 ok. Questo va ucciso da qui. Leggimi la sabbia per favore. Nikki lista sia buona per il quinto mese. Mesi fa ho espresso il desiderio di un ritorno di content con Chiara. Era una panna scotta speranzosa, ma oggi mi sono reso la realtà. Tanto da cambiare il nickname. Sti scherzando? Vi voglio bene entrambi. Comunque, Tinchiera rifusatevi, mi raccomando. Ma mi ricordo che c'era Panna Scotta. Ma anche il nicchilista mi piace molto come nickname. Prima o poi riuscirò a tornare, credo. Spero. Boh, non lo so. Mi piacerebbe. Lui è scoperto sotto. E eh, quindi adesso devo ammazzare lui. Che è scoperto. Wasd mentre mi litigano. Non so se si può servire. Non puoi usare Wasd mentre. Ah, si. Sì. Ok, questa cosa era molto importante Da spiegarmi Ok Ok, ok, ok Grazie Ok Adesso sì Oh, gli uomini al fuoco si chiama quella puntata Ok Man against fire in inglese Cazzo, ci sono altri cecchi. Grazie, il guidi della sub. Allora, questa è tosta, eh? Questa è tosta dell'altra. Sei libero di avanzare. Pipo. E forse anche di mettere giù quella Pipo. cosa e usare il tuo fucile. Non posso Pipo. correre dei simili rischi. Vabbè, porco. Okay. Mi piace la tua compagna Lazarus, ma. risolvitela da solo Ping. No, qui devo andare più su. Ceccato <ride> Fanculo lui. <ride> Ma no! Ma pensavo che non mi beccasse subito. Ok. Allora devo ammazzarlo. Niente. Non posso. Devo rimanere proprio fuori dal range. Madonna che casino. Allora, se mi metto qua in basso così... Le porte non dovrebbe vedermi dietro le porte. Però neanche io becco lui. Eh, vedi che appena lo miro mi ammazza. Sniper elite, ma stavolta per da... Allora, ragioniamoci insieme, va bene? Ok, lui è morto. Ah, sì, 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 potrebbe essere questo. Avete ragione. Potrebbe... Voler... Mi chiedere di tornare... No, c'è una parete. Ma tu non puoi semplicemente sparare in alto e basta. Ah, quello non si muove, sta su... In che senso? Eh, c'è una porta a sparare. Tanti aspettare. Ok. In alto. Esatto, così, così però mirando tutto. Eh, ma se non fai WASD è un casino. Ah. Cioè, tu non puoi andare dritto? Sì. Ok, è morto, è morto. Con la mira dico? Devi per forza No, vederlo. devi WASDare, esatto, devi vederlo. Ok. Ah. okay. Uh, intanto c'è gente qui. Forse... caricamento di 0.1 secondi che ti fa respawnare in realtà è abbastanza classico di questo tipo di sì. giochi perché altrimenti impazziresti con un caricamento lungo. Anche outline è così. Lungo. Grazie Ciro della sub. È proprio per permetterti di non sentire la pesantezza delle centinaia di morti. O oh, celeste per dire, no fa anche quello così. Mm -hmm. Parlo naturalmente per esperienza, io ho giocato in tutti. Certo. Crepa. Ok, lui non è un cieco. Bella per Mario. Ok però anche lui dobbiamo non scopare. E lo non scopiamo da qui. C'è del non scopo da fare qua? No. Ho paura. Grazie, sono i tranquilli. Ok, non scopato. Basta. è Tutto finito. È libero. È libero. Let's go. Come cazzo ci entro? Da qui? No. Forse devo tornare da Franco? Sa di sì. Sì, sì, sì. Torniamo da Franco a dirgli che è tutto libero. Ah, no, da qua il centro di sicurezza è libero. Manca poco. Ah, ok. Lui deve piantarci roba sua, mi sa. Ecco qua. Basta premere quel pulsante. Una bomba. Arriva gente? No, ok. Le misure di sicurezza si sono disattivate qua giù. Immagino sia opera vostra, vero? Esatto. Ci incontreremo all'interno del complesso. Andiamo, Lazarus. Datti una mossa. No! Potevi fare questo... No, raghi, raghi gaghi Ti sparo No, no, ti sparo Che rosicata Too slow, too late, esatto Che rosico Ha fatto uno scope solo senza 360 Sì, vedete, fa semplicemente questo caricamento, ma a seconda... esatto Ha <ride> fatto solo uno scope. E dicevo, ho tenuto il cecco. E il teleport sembra automatico. Fin qui tutto bene. Finché il nostro uomo all'interno fa il suo lavoro, potremmo farla franca. Che stiamo aspettando? Forza, andiamo. Io non sono sicuro di potercela fare. Ah no, povero Jeremy! Che non cosa? è cosa Lazarus eh, si è occupato di far fuori tutti nel complesso di sicurezza. Io mi sono solo nascosto. Sono un codardo. Non credo sia del tutto. Sai cosa significa, giusto? A cosa abbiamo acconsentito? Oh, Myr, avrei dovuto continuare a fare l'inserviente. Tutti costano Myr. Ma che ca... Cosa? Eh? Non c'è spazio per i codardi, eh? Sì, sfortunatamente. Doveva essere fatto. Addio, Jay. L'artefatto ci attende, andiamo. Allora, anche Geremia conosce Mir. Quindi potrebbe far parte dell'universo narrativo. del primo gioco. E voglio vedere prima se c'è roba in più qui. Non l'ho ucciso io. È colpa tua se Junior è così. Ah, beh, sì. Conosciamo qualcuno che finisce con Mir, Vallamir. Però cioè, secondo me l'artefatto è lo stesso esagono che c'era nella stanza in cui Rasta ha incontrato Geremia nell'attico. Non Perché so, il colore è lo stesso. Vallamir, non... sì, sì, è vero. Vallamir non sembra molto importante. Sembra solo un coglione. Sto vedendo se c'è roba, eh. Mi sembra che anche in Legendaria fosse chiamato Mir Vallamir. Esatto, sembra Dio, però Vallamir non ha invece le fattezze di Dio nel. in Legendaria, al contrario, è veramente un coglione. Nada, qui non c'è niente. Volevo fare lo scrupolo, ma l'ho fatto. Fa morire che ho chiesto ormai un po' di tempo fa, ai mod di diminuire il numero di parole dei messaggi del Mubot, perché altrimenti poi diventava difficile seguire la chat. E adesso, ovviamente, è molto più telegrafico, e secondo me è anche molto più efficace. Mi piace come adesso. Il nuovo messaggio del Mubot, sì, sì. Non c'è niente ragazzi qui dentro. Una controllata all'altra l'avevamo già data quindi. C'è un papanada esatto. Dove cazzo stanno andando? Stanno giusto? Sì. Rasta aveva detto di aver incontrato degli scagnozzi di Vallamir. Vero? 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 Hai ragione l'Adev? Sì, quando si sono parlati nel laboratorio. Ha detto li ho trovati con un coltello. È vero? Non Quindi effettivamente tutti conoscono Vallamir. È vero? Ottima osservazione, Ladeb. Per un martello, si dice una cosa del genere. Sì, sì. Vi supplico, fermatevi qui, per favore. Sono entrato nel personaggio. Siamo tutti personaggi di gioco, no? Stanno usando la tecnica della terra bruciata. Tenete un'andatura veloce, andiamo. Non ti far chiudere le porte? Allora non ci stanno attaccando. Andiamo a nord, più avanti. Stanno facendo tutto loro. Dannazione. Siamo fuori rotta adesso. C'è un'altra via? Se riusciamo ad arrivare all'ascensore. Forse. Andiamo avanti. Speriamo che il nostro uomo all'interno faccia la sua parte. Ancora questo uomo all'interno. Triste traduzione di Inside. Sì. Il danno che avete causato, così tanti PNG persi. Per quale motivo poi? Vendetta? Ti credevo migliore, Jeremia. Fermo, non dire nulla. Oh, wow. Hai davvero ingannato un giocatore per farti aiutare con questo aspetto orrendo? È veramente la puntata di Black Mirror? No! Non leggete! Fermi! No, 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 eh, questa la dovete leggere! No, no, meno male che ho guardato! Hai davvero ingannato un giocatore per farti aiutare con questo aspetto orrendo? Intendi dirmi che non avevi idea di cosa stesse succedendo? Sto parlando con te, rivolto a noi. Questa non è la galassia feroce. Scusami, imbecille. questi briganti ti hanno ingannato per colpire il gamework. Ok. Quindi noi facciamo parte della narrazione. E Geremia ha tentato. È per questo che usano il mind control. Non tanto per fottere solamente il PNG, ma anche il giocatore. In qualche modo, perché noi vediamo attraverso il PNG. Noi vediamo il mondo di gioco dal punto di vista del nostro avatar, quindi se il nostro avatar pensa che questa sia galassia feroce, la pensiamo anche noi. Così. Questi briganti ti hanno ingannato per colpire il Gamework, lo stesso edificio che produce i giochi che ami tanto. Ah, amico, li hai sicuramente aiutati ad uccidere un sacco di personaggi di gioco: 87 grund, 102 mogli, è una manciata di bot steam. Stavano facendo solamente il loro lavoro. E per cosa? Dovresti chiederglielo. Beh, oramai è fatta. Ragazzo, sei proprio tu? È l'uomo all'interno, ecco perché sì, si conoscevano. Porca Troia, me la ficco nell'anus adesso questa cam. Ok. Sposto il sabbolo. Questo spiega perché gli alieni non ti attaccavano e perché siamo tutti personaggi dei videogiochi, certo. Ragazzo, non riesco a sentirti. Hai trovato la colonna giusta? La colonna. Cosa? Con chi stai parlando? Quindi l'uomo all'interno è Super Wizard Kid. Ehi, hey, mi ricevete? Ecco perché si conoscevano. Sono nelle fogne e ho la bomba. Dannazione. Avevano detto che questa dannata radio avrebbe funzionato qua giù. E la bomba poi alla fine arriva, al six pint in, ecco perché Super Weasel Kid dice Jeremiah ce l'ha fatta. Ma il sub goal lo riuscite a spostare? Sì. Certo, Daniel Mullins, mettiti da una parte i dialoghi, per favore. Ancora una volta il missile, vediamo il prossimo, naturalmente. Cazzo, c'è ancora il triplo salto? Eh, mi sa che lo devi usare. Che dettaglio. No, mi sa che lo devi usare. Eh. Maledizione. Immagino che i ragazzi abbiano fatto il loro lavoro. Gronda. Un altro grunda, guarda quanti ne hanno ammazzati. Dunque, mi hanno detto di far esplodere la colonna AA, 2A. E il processore? Cioè, è tipo la scheda madre? Questi potrebbero essere i circuiti. Oh cielo, non sono sicuro sia quella giusta. Dovrei posizionarla qui. Vediamo se c'è altro. A B? Beh, di, di, questa di sicuro non è quella che stavo cercando. A 1? Ah. Credo le abbia controllate tutte qua giù. Non c'è alcuna colonna A come da istruzioni. Devo essere, deve essere uno scherzo. Vabbè, magari invece la stiamo, non la stiamo vedendo noi. No, non penso te lo direbbe. E se ci buttiamo nell'acqua? Cavolo, non sono sicuro di questo. Scusate. Forse è un po' Timon e Pumba like. Cioè? Ma allora, le faccio vedere. Te lo ricordi il giochino no, del computer? L'hai fatto anche in live? No. Quel giochino aveva 7-8 giochini dentro. Eh, quello dell'ippopotamo. Non si può saltare. Vabbè, ah che, che è ten, praticamente Frogger, ma è Timon e Pumba. Esatto. Ma no, è timone Pumba, l'hanno fatto prima. Mm, no. Lo so. Abbi Ho altre opzioni? Oh cavolo. Eh no, fra... Non riesci a salire sulle tubature? Non sembrerebbe. Eh, le ho controllate tutte, sì. Spero sia corretto. Beh, ormai è fatta. Ragazzo, sei proprio tu? Mi senti ora? Ragazzo? Non riesco a sentirti? Hai trovato la colonna giusta? Mi senti? In realtà credo fosse molto indifferente. Anche secondo me non c'era modo. Ok, quindi è esploso effettivamente questo punto il gamework. Lui è ancora storditissimo. Merda. È morto. Minchia, è tutto distortissimo. Non vi sta dando tipo la nausea? Eh, sì. Geremia, mi ricevi? Uh, sto bene. Sono riuscito ad afferrare una sporgenza al secondo piano. Dove sei? Sono finito al dipartimento RNS. Junior è morto. G. <coughs> Dirigiti all'ascensore a al nord Di dove siamo caduti Ci vediamo in cima Buon Elden Ring a tutti ragazzi Domani Primo episodio Ed è tutta colpa nostra Sì Ah ok Però aspetta abbiamo esplorato tutto Preloading avviato Bravi Ora lo chiamo a Geremia L'ha sempre chiamato Geremia ragazzi da quando è cominciata questa parte che lo chiama Geremia? In questa parte noi abbiamo avuto finalmente la conferma Di chi è Geremia. Geremia è lui Quello è... che fino a questo Pensavamo... momento avevamo nominato Jeremia Si chiama in realtà Jerry Potrebbe essere Jerry Effettivamente Jay. erano due persone diverse Che non c'è altro Buon Elden Ring a tutti ragazzi Buon Elden Ring a tutti mm. E eh infatti ora stacchiamo per rispettare l'Elden Ring Day grazie a Fire Gaming The Ride grazie benvenuti. mille benvenuti a tutti allora Jerry J e Geremia, Ma hanno un libro dei nomi sono d'accordo compressione de... ma che figo <ride> È perché ormai si è tutto fot... l'abbiamo sempre interpretata male. Il game work non è semplicemente che essere, è Andrea. and fire, credo che siano almeno sei mesi che ci raidi. Um, grazie mille, gentilissimo. Il game work l'abbiamo sempre interpretato, era una cosa che avrei voluto dire uh, prima, ma ho aspettato questa conferma. Come fa il Jeremia a fottere il giocatore e farti sparare anziché nel gioco nel game work. Abbiamo sempre interpretato il game work come un creatore mm -hmm. di videogiochi. Ma il game work. Perché in parte Mullins ci ha confusi attraverso Inscription, dove, eh, si... nel quale si vede Casey con il triangolo in mano mentre programma il gioco, mm -hmm. ok? Ma in realtà nel game work c'è il gioco. Il gamework contiene i giochi. Il gamework è un enorme ufficio con dentro la possibilità di creare dei sottoinsiemi giochi. Dobbiamo immaginarcelo come la struttura di... quello coreano, dai. Quello che ha fatto Scalpore su Netflix, Squid Game. In Squid Game tu hai la struttura centrale con le scale e poi hai le singole stanze nelle quali si ah, svolgono i minigame. Ah, non stavo minimamente capendo in quale modo volessi tracciare un parallelismo con Squid Game. E okay. qui è la stessa cosa, ok? Cioè, hai il game work che però poi contiene la stanza del, uh, di Chandrell, la stanza di questo, la stanza di quell'altro, e il gioco del calamar, bravo Ferdi. E quindi ecco perché il controllo mentale serve perché ti permette praticamente di uscire dalle altrimenti credo invalicabili barriere che lo stesso game work ti impone. Lui no, Lazarus non potrebbe mai sparare dentro il game work, a meno che non sia convinto di non essere dentro l'ufficio, ma dentro il suo gioco. Ok, che cazzo devo fare? Fatto, vero <ride> si sì. volevo essere crudele ok lì posso decomprimermi ma non posso passare qua lì però uh la sfera verde quindi le sfere fermi un po e invece ci avevamo dato la prima volta allora sul fatto che le sfere fossero di più Sni. Era l'ennesimo mind control. Ora ho capito, credo. Guardate dov'è la sfera verde. La sfera verde è esattamente dietro la, la, la struttura della Sfinge, ma non credo dovesse essere accessibile. Il punto è che Vallamir convince Shandrel um, del fatto che la sfera verde. Faccia parte del gioco, del suo gioco, ma in realtà fa parte della struttura del gamework in teoria. Eh. Adesso ci entriamo e lo vediamo tanto. Perché da decompressi dovremmo riuscire a passare. Anzi da compressi. Un paio di orribili melme quanti ricordi ah abbiamo pure le munizioni che sono il mana ecco perché Jeremia non attacca quindi tutti a parte Jeremia erano sotto mine control beh sì certo infatti possiamo passare scusami uh, ti dispiacerebbe farmi passare? E vuole le no? Credi che non mi ricordi di te? Eh? Aspetto diverso. Stesso disonesto imbroglione. Tu, è quella strega. Mi avete offerto degli Yank buggati. Credendomi uno stupido. Non sono molto fiero di. E eh, la mia regina, oh, la mia regina. Dopo che I segreti di Legendaria è stato cancellato, è stata inserita in in, in un simulatore di appuntamenti! Mi dispiace tanto. Sai cosa? No, non ci sono regole qui. Vediamo quello che sai fare, ragazzaccia. Jack non è più contento di essere preso in giro. Proprio così. Sono molto scontento. Cazzo, devo ricaricare? Adesso... Sperimenta il potere degli Yank... Reali! Eh, li abbiamo avuti contro... Cioè, li abbiamo usati. Ok, direi decisamente lui. Posso fare headshot, secondo voi? Beh... Faccio prima io. 28... Mm. Che ne dici di questi, furbetto? C'è anche l'hunk buggato o cosa? Sono tutti buggati? Sì, sono i tuoi hunk. Non vorresti sparare uno degli hunk buggati, vero? Potrebbe essere molto rischioso. Gli hunk buggati sono questi due. Mm -hmm. E anche questo secondo me è buggato perché ha 14 su 7. Dispariamo a lui. Ok, ah, devi semplicemente capire qual è quello buggato. Ok, let's go. Yes, Che ne dici di alcuni di questi? Questo è buggato. Eppure questo è buggato. Vabbè, semplice. Pensavo diventasse più difficile. Quindi praticamente comunque anche lui ha una um, meccanica di enigma. Fra. Ok. Ah, beh tanto mi cura giusto. E non colpo alla cieca no, perché dice che se prendo l'hunk buggato può esplodere. Sicuro ti fai la mano da solo se prendi l'hunk buggato? Altri hunk? Certo, perché no? Ok, è lui. Ok dai Un paio di it e ci siamo Un piccolo assaggio della tua stessa medicina buggata Eh devo ricaricare io purtroppo Ok questo è quello giusto È l'ultimo Ok bella Aia. Let's go. Bella lì. Non hai ancora finito? Ma io ora colpirei lui. È morto. Sai, quel drago aveva ragione su di te. Sei una vera stronza. Non ci sono... Lazarus ha ottenuto 860 punti esperienza. Lazarus è al 5. Ma non c'è chat che commenta. Vedete che in realtà la sfera verde è qualcos'altro. Eh, però non so se. Penso che ci convenga fermarci qui. Perché non so perché mi abbia chiamato Stronza. Però, secondo me è un errore di traduzione. Cioè, l'aveva chiaramente con me, non con uh, lei. Però. Non c'entra niente con il gamework. Cioè, non c'entra niente con il gioco. È qualcosa di legato al gamework. Perché dovrei attivare anche qua i tre pallini. Vedi? Eh sì. Sem sempre RGB o meglio. O meglio, mi fermo con questa piccola speculazione. Ok, allora, salvataggio. Uh, a meno che molto eh? controllo il salvataggio giusto per scrupolo. Sì sì diceva meno di un minuto l'ultimo salvataggio a meno che cioè da decomprimere Elden Ring a meno che non sia semplicemente un modo molto originale per farci capire che è proprio qui che avvengono i giochi cioè mentre dal punto di vista del giocatore c'è la magia di prendere l'oggetto XYZ analogicamente nel gamework si sbloccano delle porte c'è cioè, come se la programmazione del gioco, anziché essere una serie di codici e basta, è proprio qualcosa di meccanico che avviene dentro mm. il game work, capito? Cioè tu raccogli... in realtà quello è un elemento di gioco di Legendaria, solo che tu da giocatore lo raccogli e hai l'illusione dell'hai preso la sfera verde, ma in realtà nel game work pua, 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 si sblocca la okay. porta che poi ti condurrà nel tempio. Ci sta, ci sta. Sì ma non puoi fare Hollow Knight fino a tardi e DX no ragazzi, se no, faccio tardi sempre tutte le notti e mi ricoverano, quello è il problema. <ride> mi piace tantissimo DX e siete anche ancora tanti. Però secondo me se andiamo avanti, cioè se andiamo avanti adesso e prendiamo tutte le sfere e poi andiamo avanti ancora, ma non facciamo le una, facciamo le due e faremo le due anche domani con Elden Ring. Quindi mi fermerei qui per godermi bene questo momento. Nella prossima puntata Che però sarà Settimana prossima mm -hmm. Tra l'altro Manca solo un personaggio poi È eh, quello senza nome il, il, quello Manca Che a questo punto È Jeremia Cioè è Jerry È il nasone Si è Cambiato Jay. i connotati Jay oh, bordello con questi nomi Tutti con la Jay Perché ho detto insieme? Secondo me sarà insospettabile. E tra l'altro non è uno sparatutto, perché questo è uno shooter, quindi non ne metteranno due. Sarà veramente un dating sim. Te lo immagini? Beh, c'è un dating sim, quindi... Ce la spinge eh. il dating sim. Aspetta, perché lui secondo te... No, banalmente perché è stato scoperto come traditore e si cambia i connotati. Il nasone rosso è stato scoperto come traditore, quindi si... Mm. Eh... Si reskinna come senza faccia, sì, secondo me no. L'ho buttata lì. Chi è l'assassino? È davvero il maggiordomo? Ovvio, no, è Barista. Cioè, in realtà, nessuno è l'assassino. Il punto è che si sono allora. Questa cosa qui è successa prima, cioè noi dobbiamo contare questo. Stiamo okay? comunque vivendo un ricordo. Quindi vuol dire che comunque il game work è sopravvissuto a questo attacco terroristico. E lui è l'unico sospettato. Infatti è wanted. Cioè l'unico sospettato, lui si è rifugiato al six pint Però se si è rifugiato al six pint vuol dire che il six pint non è esattamente. Ormai ho cambiato tre volte idea su questa cosa in questa live, però oh, ci sta. Il six pint in teoria non è così facilmente raggiungibile o controllabile da Gamework, è un punto molto recondito del game work. Perché altrimenti lui sarebbe stato beccato subito. Invece trova riparo e solamente per via di qualcosa che ancora non sappiamo, Irving li trova, bussa so chi è alla porta. Aveva detto che non sarei stato rintracciato. Quindi lui fa questa roba e si nasconde poi al six in. Mentre tutti gli altri personaggi non sono ricercati. Semplicemente. Se arrivano perché glielo dice Geremia. Bravissima, esattamente. Super Whistle Kid è semplicemente caduto in disgrazia per via di una carriera che è andata a fanculo. Uh, era il loro uomo all'interno, probabilmente non viene mai beccato. Uh, Chandrell è stata punita, ma non espulsa dal game work. Né tantomeno era ricercata. Vallamir era dentro di lei. Bryce aveva semplicemente perso il posto perché aveva ucciso un NPC quindi, probabilmente non è stato più assegnato da nessuna parte. erano dei disoccupati, questo sì. Ma non dei ricercati: solamente Lazarus lo è. Ci sto per ora ritorno. Quindi dice cioè, Lazarus per forza sopravvive a questa cosa, va al 6-Pint-In, ma il 6 Pintin è una roba speciale, è un place in between, è qualcosa che è dentro il gamework, ma non esattamente raggiungibile, altrimenti l'avrebbero la beccato. Non è un gioco, il 6-Pint-In non è un gioco, non è l'ennesimo gioco del gamework, perché altrimenti avrebbero detto vabbè che cazzo ci fa Lazarus qua, lo prendiamo. Invece Lazarus sta sempre in bella vista, lì davanti al... e c'è anche qualcuno... Che chiama e che dice che ci sarà un Quella è la cosa che mi torna meno. Chi è che chiama? Vabbè. Ah mm, rimane in realtà ancora possibile l'eventualità che la chiamata fosse staged dal barista solo per far partire il treno dei flashback dei mm. vari personaggi. Grazie utente 3 turbine della sala. Un po' sala. banalino ma. Non abbiamo elementi che possono escluderlo. Sono d'accordo. Quindi, momentaneamente, una delle opzioni potrebbe essere che la chiamata è staged. Ed è semplicemente il pretesto che il barista usa per mettere in moto i movimenti dei PG. Che però, in... sì, che è vero, è vero, hai ragione, sai perché? Perché nel Six in è, è corretto quello che dici, non è che chiamano tutti quanti al Six in dicendogli Ehi, facciamo un colpo di Stato. Gli dicono semplicemente vieni al Six in. Mm -hmm. Quindi sì, la chiamata dell'assassino è qualcosa che serve per mettere in moto i PG, ai quali non vogliono esattamente rivelare il fine, tant'è vero che noi abbiamo interpretato per ora 5 personaggi e solo Lazarus ha un minimo di idea in più su cosa stia succedendo. Quindi in teoria la chiamata potrebbe essere stata fatta banalmente da Jeremia su istruzione di del barista. E chi è Ruth B. Reghi? E perché dovrebbe essere su una patta di redenzione? Perché ha fatto molto male a questi pg. Magari Però perché lui? È un altro png in teoria. Eh. Però è blu. Magari mi aveva mi un collega... Magari aveva un collega Irving. Magari era il capo di Irving. O il vecchio Irving. E poi Irving ha preso il suo posto. Magari prima dentro Game Work ci lavorava lui. E che fine ha fatto Lionel? Lo scopriremo, ragazzi. Settimana prossima. Vi ringrazio per essere stati con noi. E, ma guardate, pioggia di sub 4729. Grazie quindi grazie mille grazie mille. Grazie. grazie a Temno che sia buona per il nono mese ok ora che Elden Ring è uscito possiamo aspettare eh, il passare vero aspettare a me. passare a aspettare il vero evento del 2022 ovvero il cazzo di concerto di Romans Romance per il quale comprai i biglietti più di due anni fa, lo fanno alla fine, ma dov'è qua? penso di Milano? sì alla fine, tutti Pog. i concerti sono a Milano quindi. ride a Gian, sono d'accordo ragazzi andate da Gian e vi auguro una buona abbiamo fatto tre ore comunque oui. uh, ride Gianandrea, no non è Gianandrea quella è Instagram, Gianandrea Orion oui. Ragazzi, buonanotte e sogni poggi A domani Ciao. con Pue po Anche in ending ora vi sentite. Non funzionano, ma ci provo